Ciao a tutti ragazzi da Marcello Gaming68. Ragazzi, sono tornato nel canale con una bellissima chicca. Sono chiaramente nel gioco Farm Simulator 22, sono nella bellissima mappa la The Krampus Valley e la cosa bellissima, sono in compagnia, ragazzi, niente che può por di meno, con il mapper, il grandissimo Federico qua di fianco a me. Buonasera a tutti ragazzi e grazie per avere reso possibile questa cosa qua di fare la presentazione della mappa, Marcello. Ci mancherebbe, è solo un onore da parte mia. Ragazzi, oggi siamo in questa mappa e faremo una presentazione. Io chiaramente porterò una serie perché è una mappa bellissima che rispecchia, infatti ho ringraziato tanto di cuore Federico perché rispecchia le cose che a me piacciono in una mappa di farmi, queste bellissime pendenze che vedete, questa montagna che abbiamo di fronte e lo stile old che lui ha messo dentro la mappa, insomma rispecchia proprio veramente la mappa che piace a me. E la cosa bella, ragazzi, che ce l'ho qua di fianco che ci andrà a spiegare un po' tutti i funzionamenti che ci sono in questa bellissima mappa. Mi raccomando ragazzi, state attenti, state tranquilli, là dove si può fare qualche piccola domanda non massacratelo di domande chiaramente, però noi pian pianino cercheremo, lui soprattutto cercherà pian pianino di spiegarvi un po' le cose. Ok? Perfetto, possiamo partire Marcello. Andiamo allora. Pure, io ti seguo. Sì, allora, qua praticamente, diciamo, quando si parte con la farm fatta, ci si trova con già la casa di proprietà. Ok. Al retro della casa troviamo il primo campo d'erba. Praticamente è stato fatto un campo d'erba perché oltre la casa si parte con la, diciamo, una piccola farm che andremo a vedere adesso. Ok. Dove c'è l'allevamento dei cavalli. Scusami un attimo Fede, il campo dietro la casa sarebbe questo dietro la staccionata? Esatto. Che sarebbe questo qua? Questo qua dietro la staccionata, sì. Ok. È abbastanza in pendenza, diciamo. E la cosa bella di questa mappa è questo. Sì, diciamo che ho pensata per chi ha speso, diciamo, i soldi per un DLC. Ok, ottimo, ottimo, sì. Quello per la finagione lì, diciamo, per usufruirlo. Ok, intanto ecco, arrivano i primi. Ciao Roberto, ciao Doom, ciao ragazzi, sono in compagnia di Federico, il mapper di questa bellissima mappa. Ho l'onore di essere in mappa con il signor mapper, il grande Federico, che sta spiegando un attimino la mappa. Allora, siamo arrivati su questa collinetta qua, ragazzi, che è di proprietà vostra, per fare fienagione, e Federico vi ha anche, guardate qua, messo a disposizione la falciatrice manuale che potete guidare e scaricare tranquillamente dal modab ufficiale, ragazzi. Questo è un regalo. Se non sbaglio, questa qua è già, diciamo, di default. Fa parte già del salvataggio in pratica. Esatto, sì, perché l'anno scorso faceva parte del DLC, invece quest'anno l'hanno resa poi, diciamo, disponibile. Ok, perfetto. Dunque, ragazzi. Per chi piace proprio simulare, diciamo, le zone come da me, perché questa mappa qua è ambientata, diciamo, un po' nelle mie zone, un po' nella Svizzera. Ok. Io sono dell'Alto Piemonte, confinante con la Svizzera, si fa fienagione con queste falciatrici, diciamo. Queste manuali, diciamo, ecco. Sì. Ecco ragazzi, dunque vi potete divertire, trovate come di default questa falciatrice, il terreno è vostro, dunque potete già partire subito a fare fienagione e già qualche lavoretto incominciate a muovervi. E questa è già una cosa bellissima, come vedete chiaramente io mi sono spawnato in macchina. Perché mi sono spawnato in macchina? Allora, sei qua? Sì, di nuovo qua, sì esatto, vieni Marcello, sono qua. Dove c'è le macchine? Qua. Qua. Eccolo qua, ok, perfetto, seguiamo allora, Federico. Allora qua c'è l'entrata, diciamo, il prato. Eccola qua, questa è la strada, ragazzi, vedete qua la strada. Allora c'è Alberto, Doom sarebbe, che già ti fai complimenti per la mappa. Grazie mille Alberto. Ripeto, è la mia prima mappa, quindi ragazzi, questa è la delle cose da migliorare, però questa è la prima mappa, non oso immaginare le altre che andrà a fare. Allora, porca vacca, se questa è la prima,
dovuto arrangiarmi con quel che trovavo, anche le strade, tante le ho disegnate, che sinceramente le strade boschive o quelle dei campi le preferisco disegnate perché ti dà proprio anche, quando tu passi, sono belle le mappe che stanno facendo di 3D adesso perché ok, ti cambia la visuale del gioco, ti cambia tutto, però qua ci sono le sconnessioni, cioè per dirti in un bosco non potevo fare un di 3D di una strada Certo, già chiaro, prefabbricata perché chiaro, ci sta. non avrebbe reso. Poi appunto quando andremo a guidare faremo vedere anche le zone boschive e quindi si capisce cosa che sto dicendo e anche quando vai proprio nelle strade normali vedi proprio anche la polvere, vedi tutto, c'è anche Insomma, quella hai adattato la di... strada al luogo, diciamo. È chiaro che non si può Esatto. avere in un bosco, non si può avere una strada asfaltata o magari, insomma, strade di campagna. Sì, Chiaramente sì. ci Sì, sta, alla poi dopo grande. quando arriveremo giù nel paese sopra e scendiamo sotto, poi ci sarà la strada anche lì, che sarebbe la vecchia strada che porta al paese. Ok, attraversiamo la strada, vediamo se non ci stirano, perché qua arrivano un po' come dei pazzi, eh. Eccolo. Andiamo via, spettacolo, via, via, via. Ragazzi, io ho Allora. visto una piccola chicca qua di fronte, quando eravamo fermi c'è una cascata da paura, non so se la vedete voi, là sopra. Dopo Dai, dopo ci passiamo. ci porta. Ce ne sono un paio di cascate che magari tanti non le hanno viste. Allora, eccoci qua. Questa praticamente è diciamo, la farm iniziale. Questi Ok. campi qua sono acquistabili. Nel Eccoli senso, io qua. l'ho proprio fatta proprio che dovete partire, ragazzi, a simulare. So che magari mi odierete, però è giusto anche che si simuli, come appunto si chiama dal titolo, Farming Simulator. Beh, chiaramente ragazzi, come dice Federico, e sono pienamente d'accordo con lui, trovare tutto pronto non sarebbe neanche divertirsi, non avrebbe neanche senso divertirsi, perché insomma è chiaro che avendo tutto pronto. Però come dice chiaramente Federico, simulazione, insomma qui avete tanta roba da fare, dunque ragazzi, divertitevi, createvi, fate tutto quello che volete, perché c'è veramente tanto da fare ragazzi. Poi diciamo, soprattutto io, ormai Farming Simulator, già da quando iniziai, che era il 2015, la prima cosa che ho fatto sono salito sul processore e andavo a processare le piante. E da lì mi è nata questa passione qua del boschivo. E è l'unico gioco che può regalarti questa opportunità qua. Eh beh, certo, E quindi chiaro. questa mappa è pensata più che altro anche per il boschivo. Quindi a chi piace fare i boschi, questa è una mappa che vi consiglio. Non perché l'ho fatta io, però ci sono delle zone che comunque chi ha il DLC oppure ha anche mezzi particolari che si trovano anche sui siti esterni che sono ben fatti, ci si può divertire. Insomma, Allora. ragazzi, è stata pensata anche per gli amanti della legna. Ragazzi, io ho una mod che si chiama uno spaccalegna, presa dai siti esterni, che è la Ah, prima bella cosa quella. che andrò a mettere qua, perché fare legna è sempre una bella cosa. Quella è molto bella. Quindi, allora, facciamo la spiegazione veloce qui, Vai. tanto è qua, tanto è piccolina. Qua avete la serra, Eccoci comunque la qua, classica ragazzi. serra di default. Che questa è loro, cioè quando aprono il salvataggio sono loro i padroni di questa serra. Ah, Sì, ok, esatto. ottimo. Cioè, consiglio che do, magari mettetevi qua un posizionabile dell'acqua, una ricarica dell'acqua, una fontana o... Ah, ok, ottimo. Poi qua, vabbè, qua c'è la stallettina dei cavalli che ne tiene solo due. Ecco qua, qua avete anche il recinto dei cavalli, ragazzi, come vedete. Sì, qua c'è l'abbeveratoio. Aspetta, dimmi che sei l'unico che mette ancora l'acqua nelle stalle? Ma questa qua sì, accetta Meno l'acqua. male, meno male, meno male, meno male, Forse perché quella... ci stanno tirando via anche quello, eh. Non so se ti Eh sei reso sì, ho conto, visto, ho visto. purtroppo. Solo forse quella delle vacche, se non sbaglio, quella su là, purtroppo l'ho messa da mod e quindi è così. Però il pascolo delle pecore, che poi andremo a vedere, lì c'è da mettere l'acqua. Qua Bello, vabbè, qua ottimo, c'è la ottimo. mangiatoia, poi comunque quando... se mettete gli aiuti vedrete poi le Ok, perfetto, icone. perfetto. Di default qua ci sarebbe una ballatrice. Che adesso vabbè, Marcello l'ha tolta perché comunque lui è partito con i suoi mezzi. Ok, E qua sì. c'è Ecco, una imballatrice, un Valtra e un Burer come inizio.
Ecco, questi sono i mezzi che trovate, ragazzi. Io vi apro anche qua le porte. Ecco, io ho lasciato il voltafieno qua. Un Ah, voltafieno ce perfetto, l'abbiamo, questo è di sì. default. E i mezzi che vi ha elencato Federico sono i mezzi che trovate quando andate a fare il salvataggio. Quando aprite il salvataggio, ragazzi, trovate quei mezzi lì. Io alcuni li ho tolti perché parto con una scheda di mezzi molto old, volevo fare una robettina un po' così, però ecco, quando aprite il salvataggio trovate quei mezzi lì. Ok, andiamo pure, Fede, dimmi te. Perfetto, allora facciamo il giro prima. Ok, ci muoviamo un attimino, ragazzi, sulla mappa. Allora, facciamo un giro dove più delle persone, purtroppo anch'io me ne sono accorto che non ho una scheda grafica ancora performante, dovrei cambiarla sti giorni qua. E quando ho fatto lo screen per il PDA non si vedevano tanto le strade nel bosco, quindi facciamo le strade nei boschi che Ah, ok. alla fine portano sempre tutti qua, tutta sulla strada principale. Qualsiasi strada che prendete nel bosco, a parte quelle più verso, diciamo, destra della mappa, Ok, comunque portano tutte qua. Allora, perfetto. Dunque avete tutto un ritrovo, ragazzi, eh? Non è che vi perdete. Ogni strada vi porta sempre nella strada principale, diciamo. appunto, adesso facciamo la strada. Adesso andiamo verso la, diciamo, un'altra zona acquistabile, che è il pascolo delle pecore aperte. Ok, ottimo. Ah, dunque mi stai dicendo allo stato brado in pratica, no? Sui Esatto, campi. esatto. Quelle sono Perfetto. proprio allo strato brado. Guardate qua, ragazzi, si attraversa il ruscellino dell'acqua, guardate che spettacolo. E qua si sale, ragazzi, guarda, io queste cose qua le amo, raga. Io queste cose qua le amo quando vedo queste salite. Poi è proprio bello anche chi piace far fuori strada così può anche simulare che va a farsi le passeggiate con i Sì. pick-up o le Sì. jeep nel bosco. Veramente tanta Allora, roba. dalla salita praticamente per andare sul pascolo si va verso destra. Devo Ok. fare qualche cartello, però poi ho detto, ma non mi venivano e quindi ho lasciato. Ma vabbè, Qua. allora qua si gira a destra, raga, dunque usciamo dalla strada quella grossa, diciamo, prendiamo Sì, sta stradina qua. esatto. Allora, facciamo un girettino verso di qua. Marcello, Ok. che ti faccio vedere una piccola chicca. Qua si va verso solo i boschi, ragazzi. Qui, tanto ve lo faccio vedere velocemente, che qua ci sono Vai, solo vai, vai. visto tutti i boschi. Allora, poi dimenticavo, è stata anche pensata, perché è stata fatta anche proprio un po' rudimentale, proprio per il discorso anche del terraform, così almeno qualcuno si può modificare, si può tagliare, si fa la pulizia qua della strada, se la allarga. Io Ok, ottimo, ottimo, ottimo ho direi. fatto un piccolo punto panoramico. No, guarda qua che spettacolo, ragazzi, guardate qua cosa si vede. Io penso di E fare la poi residenza in questa mappa, ragazzi, io già ve lo dico, farò la residenza in questa mappa. quindi vedete, Marcello, le prese con le pendenze, la nuova Sì, serie. io amo sto stile qua, lo amo veramente. Allora, Qua si prosegue andiamo. per andare verso i primi lotti boschivi. Ok, è uno spettacolo, ragazzi, è uno spettacolo. Qua la strada resta ancora più leggermente nascosta, ma appunto in un bosco è così, cioè è sporco. E cioè, ci sta, ragazzi, ci sta. Però se voi fate l'inquadratura dall'altro, come sto facendo io per farvela vedere, la strada è visibile, eh? Non potete dirmi che non si vede. La strada c'è, si vede. Allora, Chiaramente siamo in mezzo al bosco, ragazzi, ci sta. Dimmi, dimmi. questi qua sono i primi lotti boschivi praticamente. Se apri anche dalla mappa vedrai dove siamo, Marcello. Allora, ecco, allora, aspetta, ragazzi, ve lo faccio vedere. Ecco, siamo qua, ragazzi, vedete? Questi Le posizioni sono. sono 38, 37 e 36. Sono tre lotti boschivi separati, acquistabili con prezzi differenti. Ok, ottimo, ottimo, direi. Diciamo il più piccolo è quello che costa meno, il 37.
che si può partire volendo da qua, 46.000. Poi volendocene anche uno un pelino più piccolo, da 26.000. Cioè, tu Andiamo su qua in qua. pratica, mi chiedevo, Federico, tu qua una volta che tiri via tutti gli alberi potresti fare anche dei campi volendo, o sbaglio? Sì, volendo sì, puoi farti prati, puoi farti campi, Perché puoi fare tutto quello che vuoi. vedo che è tracciato, vedo che si può fare anche il campo una volta che tiri via Sì, tutto. una volta che si pulisce tutto è abbastanza in pendenza, però per dirti, prati e quelle cose lì se ne possono fare ancora. Io Insomma, qua se hai un po' di fantasia te la giochi bene. sì, esatto. Io qua più che altro l'ho pensato proprio a livello boschi, cioè diciamo di fare i boschi tutti all'esterno mappa, così almeno appunto se uno vuole poi farsi prati o costruirsi anche la sua farm, può fare tutto ciò che vuole. Ragazzi, chi è amante della montagna e si vuole costruire la farm qua, potete fare anche quello, eh? Guardate, siete proprio nascosti qua. Come si diceva ai vecchi nonni, no? Scendiamo giù in paese, ecco, una roba ce ne sono. Esatto. No, Allora, guarda qua. diciamo qua andiamo verso il fine, diciamo il fine strada. E qua è la perdita della strada e sta a voi poi a farla. Vi mettete lì con il bulldozer o con qualsiasi cosa e potete crearvi l'altra strada. Cioè, in pratica vi sta dicendo che, ragazzi, alcuni punti della mappa, io vi dico non fatela tutta perché la mappa è già bella così, però alcuni punti della mappa li potete. Dei placeable a piacimento. Ecco, io ragazzi vi do un consiglio, meno la toccate meglio è perché è già bella così. Io sono uno di quelli che non tocca le mappe. E dopo devo fare due raccomandazioni sui due pascoli aperti di lì, assolutamente non toccare, diciamo, deformare il terraform Ah, ok. dell'editor, perché sennò vedrete le vacche e le pecore che volano. Ah, ok, dunque già non toccate quello, ragazzi. Quello purtroppo non si può proprio toccare, quella zona lì. Non per mia, cioè, volontà, però è purtroppo quando fai il pascolo funziona così. Funziona così, Ok. certo, ci mancherebbe. Se no vedi le vacche che volano in giro. No, comunque Perché sta c'hanno zona. il loro percorso della mesh e quindi. In questi posti, eh. Rover, sì. Sì, veramente, che Del spettacolo quello. ferro. Ok, adesso Marcello andiamo sulla primo, diciamo la seconda stalla, Ok, che io ti è il seguo. pascolo. Sì, ti seguo. Ragazzi, ci pensate? Fede ci fa gli onori di casa, è bellissima sta cosa, Ok, veramente, tanta roba. qua praticamente siamo entrati adesso dalla strada grossa e poi abbiamo preso la Ok, strada ancora verso destra per andare al sì, bosco. Qui si va a ok, sinistra e ottimo. qua troviamo il primo fiume, Marcello, se vuoi inquadrarlo. Ah, guarda qua che spettacolo, ragazzi, guardate qua. No, vabbè. Te l'ho detto, io qua ci farò la residenza, Federico. Sì, sicuro. No, guarda la strada col ponticello laggiù, che spettacolo. Aspetta un attimo, Fede, posso andare a vedere un attimo? Anzi. Ragazzi, guardate qua, guardate che spettacolo. Guardate qua cosa c'è, no, veramente. Io queste cose qua le amo, mi fermo, mi incanto a guardarle perché sono veramente qualcosa di spettacolare, ragazzi. Qua sì, è il pezzo che ci ho messo tanto tanto l'anima per farlo. Vero? Ti ha richiesto tanto lavoro qua. È un pochettino sì, diciamo. Però bellissimo, veramente bello ragazzi, uno spettacolo. Ottimo, scusami Fede, ma dovevo Ah, figurati, vederlo. ma l'ho mai fatto bene così almeno. Almeno ti Ok. acquista anche da vicino. Ok. Qui si sale, raga, si sale. Sì, qua bisogna avere un po' di cavalleria per salire. Ho già capito che trattori devo andare a portarmi qua io. Mamma mia, Sì, poi volendo aspettate. c'è l'altra strada, che è un pochino più, un po' più semplice, diciamo. No, no, ma va bene questa, Fede, per me va bene questa. No, vabbè, ma che spettacolo è.
Cioè, questa mi stai dicendo che è la strada che ti porta al pascolo? Sì, questa sì, però puoi arrivare anche dalla strada del paese che poi faremo dopo. No, sai perché te lo chiedo? Perché mi vedo già salire col trattore, il rimorchio Ah, con le balle sì. dietro, con le robe lì, capito? Sì, questa qua. Allora, eccoci qua. Questa qua siamo su nella vallata, diciamo, sopra, dove c'è la rimessa, una rimessa, diciamo, e qua, ecco, qua ci sono le pecore allo stato brado, praticamente. No, non ci credo io, non ci Guarda, credo. se vuoi comprarle, Marcello dovrebbe fartele prendere, così almeno fai Allora, vedere vediamo che un sono. po'. Dunque, eccolo qua. C'è solo il finestra aiuti, ok. Prendo basti che sia. Dimmi Ma si te. copre le 50. Ok, allora. Seleziona, ne buttiamo una cinquantina. Facciamo così, faccio prima. Allora, ok, compra, sì, ok, ci siamo ragazzi, Ok. eccole qua, ragazzi avete le pecore in giro, non so se vedete, avete le pecore tutte in giro, guardate su anche in montagna ce li avete, ragazzi, no vabbè. Arrivano praticamente fino a qua, Marcello. Guarda che spettacolo, ragazzi, guardate qua. Abbiamo i pascoli su in montagna, cioè io è la prima volta che vedo una roba così, eh. Cioè Questo devo io ringraziare il mio amico, che lui che li ha fatti, alle Pastur. Infatti, come sul sito, su diciamo Kid Mod, la collaborazione con Ale Pastur, Ah, ok. mi ha fatto sia questo che quello delle vacche, che poi andremo a vedere dopo. Vabbè, ma che spettacolo è, porca miseria. Cioè, io la prima volta che vedo, credimi Federico, la prima volta che vedo il pascolo così in montagna, che sale così in montagna. Cioè, allo stato brado c'è anche qualche mod, però in pianura, capito? Cioè, proprio, Eh ma sì, sono quelli. così, così non l'avevo. Ma perché io salgo in macchina? Così in montagna, così in alto, non le avevo mai viste, la prima volta che le vedo. Qua, diciamo, l'idea è stata l'idea, appunto, di Ale, che lui l'aveva fatta sulla sua mappa, che poi tra l'altro uscirà anche quella, c'è una data di rilascio, e quella sta ancora un pelino più in alto, diciamo. Spettacolo. Allora, praticamente poi arrivano fino a qua, diciamo, questo qua è tutto il terreno Ma per le vedo pecore. che è tutto veramente uno spettacolo, ragazzi. È uno spettacolo. Cioè, questo è Poi tutto il dopo. pascolo delle pecore. Questo qua sì, poi appunto se non si vuole usare le pecore, si può anche sfalciare volendo, eh. No, no, È beh, ma anche tutta una zona di qua. sfalcio. Comunque tu i pascoli mi stavi dicendo anche delle vacche, i pascoli ce li hai così, allo stato Sì, brado? c'è la stalla, perché io ho voluto simulare cioè più reale possibile, nel senso che per come gioco io, per dire, d'inverno le vacche le tengo in stalla normale, e poi in estate faccio la trasumanza e le portavo più in Le alto. portavi più in alto, Sì. spettacolo. Allora, Federico, c'è Alberto che ti dice favoloso e tanto tanto realistico. Grazie mille. Veramente tanta roba, Grazie mille, ragazzi. guarda, sono veramente apprezzatissimi tutti i commenti. Poi se avete Alberto. anche qualche critica così, io sono sempre ben accetto, nel senso, se giustamente, se magari a Beh, qualcuno non piace qualcosa, Beh, fino sono sempre adesso cose quello che che hai fatto vedere, Alberto, non piacere vuol dire che proprio non ti piace farmi, fino adesso, eh. Se proprio non ti piace qualcosa, perché fino adesso quello che hai fatto vedere penso che sia solo esclusivamente spettacolo. Io è la prima Questi volta che qua vedo per una mappa così, veramente. questi sì, Marcello, questi ti fanno perdere un sacco di tempo fare queste cose qua. Te pensa, mamma mia. Questi li hai fatti te, li hai creati E ho te? No. messo un sasso uno a uno solo. Mamma mia, che Sì. pazienza, veramente. Va buona. Allora, proseguiamo verso il paese.
No, bellissima ragazzi, bellissima sta mappa, spettacolare. Credimi Federico, mi stanno frullando un macello di idee in testa dopo quello che io sto vedendo. Ma poi sai cos'è che Marcello, se io poi conoscendo la memoria ti faccio vedere dei punti dove diciamo Chiaro, magari tanti non certo. notano al primo colpo visivo. Certo. Beh, allora io qua non ero ancora venuto, sinceramente, ti dico la Ah, verità, non eri io stato qua, no? no, il pascolo delle pecore non l'avevo ancora visto. Anche perché io Qua siamo. mi stavo preparando la mappa e niente, ho detto preparo un po' la mappa così e via. Non son, ho girato un po' al centro, diciamo, ecco. Ah, giusto, giusto. Questo qua è un altro prato, che questo è abbastanza impegnativo da tagliare, quindi qua ragazzi mi conviene tagliarlo a mano con le Mamma falciatrici mia, ragazzi, guardate qua. o con gli aerei. Guardate qua, è vero, queste sono le vere pendenze che piacciono a me, ragazzi. Qua si mette veramente in difficoltà il trattore, se venite a lavorare con un trattore. Se venite con le falciatrici, come dice Federico, chiaramente lavoro più facile, però insomma, bisogna vedere. Ecco, per gli amanti, scusa se mi permetto, Federico, per gli amanti. Per gli amanti delle auto livellanti avete trovato pane per i vostri Esatto. denti. Qui c'è pane per i vostri denti, perché si fa un gran parlare, l'auto livellante. Ragazzi, ecco, questi sono campi per l'auto livellante. Qua c'è da divertirsi veramente. Qua sì, forse vanno sotto sforzo anche le autolivellanti. Secondo me sì, perché le sono tante, però insomma. Io mi cercherò un'attrezzatura adeguata, sicuramente. Ok, si prosegue, raga. Allora, anche questi qua sulla destra sono tutti prati, diciamo, sono tutti campi acquistabili, infatti si vedono anche sul PDA. Mamma mia, aspetta che lì apro un attimo il PDA, Fede. Facciamo vedere, ecco, allora noi ci siamo spostati, ecco, siamo qua sotto, come vedete ci sono i c'è anche il 14 qua, il 15, avete il 13, il 12, avete un bel po' di campi, e tra l'altro anche campi poi boschivi ancora, giusto o sbaglio? Sì, boschivi ce ne sono 12 o 13 lotti Ecco, abbastanza pensa un po'. grossini. Poi queste strade di montagna, ragazzi, che girate dappertutto. Veramente bella, Fede. Complimenti ancora. Grazie mille Marcello. Ok, qua arriviamo al primo borgo praticamente, dove c'è la prima produzione che è il mulino per il frumento. Ah! Dimenticavo, questi campi qua li ho fatti ad erba, però appunto se qualcuno poi se li compra e voglia diciamo lavorarsi e mettere il Può fare anche frumento. quello, Sì, ok. esatto. Qua non ci sono missioni su questi campi qua ad erba. Ok, Ok, ottimo. Aspetta un praticamente attimo, qua. Fede, che purtroppo mi si stanno scaricando un attimo le cuffie. Attacco un attimo il cavetto, arrivo. Sì. Eccomi, a posto. Intanto è entrato Pietro Lobianco, il mio compare, quello che lavora insieme a me quando facciamo le live, quelle robe lì. Ciao Pietro. Tanti saluti Marcello e ciao Federico, saluto anche a te. Ciao Eccomi Pietro, grazie per i saluti. qua. Facciamo un piccolo map tour. Sì, Ok. stiamo un attimino, grazie a Federico, l'autore di questa mappa, sta presentando Federico la sua mappa e questo è un onore per me che lo sta facendo insieme a me nella mappa. Insomma, ragazzi, gustatevela veramente, gustatevela tanto. Vai pure, Fede. Ok, allora qua è la prima produzione, diciamo, è il mulino d'acqua. Qua Eccolo qua, che spettacolo c'è anche questo. lo spawn diciamo, dei pacchi di farina, purtroppo sono pacchi ma non sono sacchi. Vabbè, va Però bene lo stesso, non è un di problema. default purtroppo c'è da quello. Qua c'è la tramoggia dove scaricare Ok. poi il prodotto. Qua c'è l'attivazione e l'acquisto, diciamo. Ah, ok, perfetto, perfetto.
Beh, se vuoi vedere da qua, Marcello, anche qua troviamo il fiume. Qua abbiamo un altro corso dell'acqua, raga, non so se lo vedete, guardate che spettacolo. Purtroppo non siamo riusciti a far girare la ruota, ma magari riusciremo a farlo più avanti, vedremo un po'. Ma sì, pian pianino. Tanto E qua c'è adesso spettacolo veramente bellissima. tutto il corso d'acqua, poi questo qua sempre un altro prato per l'attraversamento. L'ho pensato così di fare i sassi come in tante zone da me, mettere i Ah, sassi così bello, per fare Figaro, spettacolo. l'attraversamento. È proprio green, green, green qua la Sì, zona. l'hai fatto come si trova nel ruscello di montagna, esatto. Esatto. Spettacolo, ragazzi, sta mappa è veramente qualcosa di spettacolare. E io volevo farti una piccola domandina, se posso. Sì. Più che altro per accontentare un po' anche gli altri, c'è una mezza idea di farla per piattaforma console o ti fermi a PC? Allora, inizialmente io l'ho proprio pensata per farla uscire sul Modab. Diciamo quando l'ho finita, ho fatto il test runner, che sarebbe il test che fanno poi la Giants, e mi dava degli errori, ma non che ti possono creare problemi, perché come puoi vedere io, per dirti adesso, da quando è uscita la sto giocando quasi tutte le sere, quando ho la mia oretta. È proprio il problema degli script, delle cascate e delle piante che ho messo, che c'era scritto che andavano bene con console, però sono abbastanza pesantine e quindi Si fa un po' non le reggerebbero. fatica. Ok, Allora, perfetto. l'idea, prendetela con le pinze questa cosa qua, l'idea, ne stavo parlando proprio con il mio collaboratore, è vedere di tirar via quelle cose e provare a inviargliela al Modab, se l'accetteranno. Ok, dunque Cioè, c'è una piccola possibilità che, diciamo, smagrendola un attimino, riesci a buttarla anche su piattaforma console. sì, se riusciamo a correggere quegli errori che ci dà l'intenzione era quella. Io avevo proprio iniziato proprio l'intenzione per farla anche per console, perché mappe alpine purtroppo non ce ne sono. Esatto. Ottimo ragazzi, abbiamo anche questa notizia, magari non si sa, però ecco, tanto Federico ci sta provando a lavorare e vediamo, dai ragazzi, vediamo un attimino. Devo vedere se devo smontare mezza Ah mappa, è no, un beh, po' un chiaro, problema. no, 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 Perché anche chiaro, quando chiaro. fai, già anche solo fare per dirti le spline del traffico, quello è abbastanza impegnativo. Allora, qua, diciamo, qua facciamo l'attraversamento del paesino, che andiamo verso degli altri campi. Che spettacolo, paese di montagna ragazzi, è campanile come vedete, la E chiesa qua dovrebbero abbiamo. esserci ancora forse due persone che passeggiano. Sì, una la vedo adesso, una la sto vedendo adesso che Una scende il esce dalla chiesa. sentierino. No, vabbè, ragazzi, guardate qua. Ecco, poi abbiamo altre strade di montagna, qua ragazzi si sale ancora. Guardate Sì, questi le pendenze. destra e sinistra sono praticamente tutti i campi sempre prati, diciamo. Lavorabili. Esatto, Sì. ok, perfetto. Dunque qua ragazzi armatevi. Per rendervi l'idea della pendenza, vado su un pezzettino, Marcello. Cioè, Bravo. siamo lavorando su una pendenza così, comunque. Guardate qua ragazzi, perciò vi dico, vi sta dicendo in pratica Federico, ragazzi, cavalli go go go, trattori con Sì. cavalli, non pensate di venire con 50 cavalli, ecco. Qua si fa un po' fatica. Cioè, per l'amor di Dio, anche con Antonio Carraro riesci, però devi metterci la falciatrice da 2 metri e non so quanti lo farebbero. Sì, infatti, no, no, ci vogliono un po' di cavalli. Spettacolo, Allora ragazzi, proseguiamo. spettacolo Adesso qua veramente. arriva una chicca che è stata pensata appunto dal mio collaboratore Ale Pastor. Eccolo, eccolo ragazzi, tenetevi. Tenetevi. Ah, diciamo che questa mappa è piena di chicche, per quanto mi riguarda. se c'è la voglia di girarla si ne vedi tanti di dettagli. Eccola qua, strada Allora, sbarrata. oh Madonna, aspetta. Quindi, se volete accedere dall'altra parte,
vi pigliate la motosega e vi segate via il primo tronco. Ah, dunque bisogna tagliare. Allora, compriamo la motosega, raga, un attimo. Sì, dovrei comprare anche il farmland qua, eh. Ah, devo comprare il terreno, chiaramente, sì, è Sì. giusto. Allora, prendiamo intanto la motosega. Ok. Sì. Torno indietro e andiamo a comprare anche il terreno da queste parti, raga. Allora, devo capire un attimino dove siamo. Siamo a destra, tutta Ah, destra della mappa. ti ho visto. Allora, vediamo un po'. Ok, Forse. qua. Te te la dà la motosega? No. Sì? Fai così, Dimmi. compra anche l'altro lotto se riesci. Sì, Non mi ricordo certo. più se è il primo che hai preso o il secondo. Comprali entrambi per sicurezza. Allora, aspetta, eh. Oh, la Madonna. Allora, se compro tutto quello grosso mi servono 15 milioni. No, 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 l'altro farmland che praticamente, aspetta, se clicchi sul 50, esatto. Sì. Però non riesco a prendere la motosega io, come mai? Normale. Ah, fai, aspetta, Almeno clicca che non devo. su. Aspetta, forse ho capito. Ah, ok. Perché c'ho l'omino in terza persona. Presa, Ah, ok. presa. Dunque io posso tagliare l'albero qua, chiaramente. Vai, vai pure tu, fai tu Federico, facci vedere un attimo. Devi farmi la promozione direttore agricolo. Ah, ok, allora, promozione, vediamo un po' dove sei. Sì, allora, ok, promozione. Ok, prova. Vediamo se mi prende giusto il farmland. Ok. Bene ragazzi, si toglie il tronco da me, se volete passare, eccolo qua. Appunto si può tagliare anche pezzi più piccoli. Sì, in pratica, ragazzi, dovete tirare via sto tronco se volete andare avanti con la vostra macchina. Spettacolo sta cosa. Riusciamo a sollevarlo, vediamo un po'. No. Ah, sì, eccolo qua. Allora, spostiamo un È po' la primo sì. legna. Ok, ottimo. Spostiamo ancora la legna. Ci dovremo Aspetta, passare, qua. dici? Aspetta, No. magari tagliamo ancora un pezzettino piccolo questo. Ok, vediamo un po'. Sì, dai, adesso ci passiamo, voglia. Allora qua ragazzi, questa legna ve la potete anche recuperare, se salite con un pick up, se salite con un camion. Esatto, è proprio quella lì l'idea. Ecco, ok, ottimo. Allora, vediamo che mi scrive Pietro. Complimenti davvero Federico. Suggestiva la mappa. Grazie mille Pietro. Ho provato a simulare un po' le mie zone, diciamo. Ragazzi, guardate qua. Io amo, poi Pietro te lo potrà dire, io amo le pendenze. Io sono per le mappe con le pendenze, campi non regolari. Qua Marcello, vedrai che magari poi ti usciranno dalle orecchie le No, 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 io qua te l'ho detto, mi farò la residenza, credimi. pendenze. È la classica mappa che piace a me questa. Te l'ho detto, io avevo fatto una live in una mappa simile, che è quella che hai detto te. Sì, la Tirren. Esatto, è veramente tanta roba. E questa la rispecchia un pochino. Nel senso, secondo me questa è un pelino meglio rispetto a quella là. Sì, È un pelino più una vallata più aperta, quindi un po' sì, sì. più grossina forse. Allora, qua abbiamo delle baite, diciamo, decorative, o appunto se qualcuno per dirti, cioè, se vuole mettere la mod dormi dove vuoi, puoi simulare che. C'è la casa qua in montagna. Guarda che Poi, spettacolo, ragazzi. volendo, adesso non mi ricordo più sul farmland, ma
penso che si possa anche costruire qualcosa qua. Adesso non mi ricordo più. O forse sull'altra. Più facile sull'altra che c'è più terreno. Cioè qua noi abbiamo una casetta, ragazzi, vi mettete, che ne so, la roba, come dice Federico, vi mettete qualche tappettino, qualcosa per dormire e potete simulare che è la vostra casa, la vostra residenza è qua in montagna. Allora, io devo Oppure si seguire. può fare anche questa qua, che questa qua c'ha anche i campi, c'è sempre i prati da sfalcio. Ecco, guardate qua, ce n'è un'altra, ragazzi, siete proprio nella vallata qua, ragazzi, guardate che spettacolo, qua siamo nella vallata proprio, ragazzi. No, vabbè, che posti però, mamma mia, che posti. Io ho queste case così in pietra, così old, le amo, credimi, le Guarda, se ne amo. trovavo di più l'avrei fatta con molte più di questi stabili qua. Questi sono quelli di default, li ho presi di default, li ho sistemati un pelino, cioè messi in una posizione, ho alzato un po' il terreno Sì, per creare un per po' una baita, diciamo, la baita di montagna. esatto. Bella, troppo bella, guarda, spera, veramente spettacolo. E qua praticamente niente, qua oltre non si può andare, c'è il fine mappa e Ah, quindi ok. diciamo qua per questa parte qua finisce qua la mappa. Questo è ancora tutto prato acquistabile, diciamo. Vabbè, ma qua guarda che terreno che hai. Qua volendo ti puoi fare un campo, eh. Sì, oppure anche se vuoi metterti per dirti un, che ne so, un capanno, te lo puoi mettere. Esatto, sì. Ok, allora adesso Marcello ritorniamo là verso il paese, scendiamo giù verso la mappa vera e propria, diciamo il centro mappa. Ok, io ti seguo. Ragazzi, uno spettacolo, veramente sta mappa è qualcosa di. Ti porto a far vedere un salto alla frana, Marcello. Vai, vai, andiamo, Qua andiamo. sopra. Andiamo a vedere anche. Tra l'altro piena di chicche, ragazzi, eh. Una chicca dietro l'altra. Io devo ricordarmi dov'è che da qua, dov'è che Allora, seguiamo Federico. è. Vediamo se non sparisco dentro in mezzo dietro i sassi. Ah, Aia. Vedo, ok. Allora, questa qua diciamo è tutta una vallata vedo. acquistabile, Ah. lotto boschivo. Ah, dunque puoi venire a Questo fare legna qua, tagliare sì. gli Questo alberi? è proprio strapensato per il DLC, diciamo il Platinum, che puoi Ah, usare le ok. teleferiche, Sì. perché poi andremo dall'altra parte e ci sono dei posti che sono proprio impossibili quasi a scendere, a meno che uno allora si può costruire, diciamo, la strada per scendere proprio a fondo valle. Ah, Il ok. consiglio ovviamente è le prime piante si tirano su con la teleferica, oppure appunto si possono scendere con i forwarder. Potete scegliere tutto quello che volete. Se avete il DLC è ancora meglio, così Chiaro, certo. almeno vi divertite con le teleferiche, così la sfruttate. Sfruttate anche proprio quel DLC. Insomma, Allora. ragazzi, qui avete l'imbarazzo della scelta in pratica. Torniamo alle macchine, Marcello, che Arrivo. la frana è un pelino più avanti. Ok. Ovviamente la vediamo da sopra, poi se scendiamo giù la vedremo anche un attimo da sotto. Allora, mi chiede Pietro peso complessivo della mappa. Allora, 700 megabyte pesa. Ecco, non so se l'hai sentito, compare, ti ha appena risposto Federico, parliamo di 700 megabyte. Prima era 600, poi dopo che ho fatto l'aggiornamento, che ho aggiunto due o tre cose, è arrivata a 700, però io ho un computer che non è un computer della NASA, ma non ho mai avuto un problema. Anche a livello di lag, anche se ci sono troppe piante, non ho mai avuto un problema. Ma Per guarda, fortuna. io 3 o 4 giorni che la sto aprendo, buttando dentro roba, la sto preparando perché la voglio portare in sedie e non mi ha dato mai nessun problema, ma proprio mai nessun problema.
meno male. E tu No, qua mi ma è... vorresti far saltare giù, giusto? No, no. Ah, meno male. Questa Perché mi è la... fracasso qua io. Questa è tutta la frana. È Mamma mia, che spettacolo, ragazzi, che spettacolo. abbastanza basso. Qua si scende di quota. Penso che ci sia un dislivello di minimo 800 metri. Mamma Minimo. mia, ragazzi, mamma mia. Oh, dove sto andando io? Sali su, no! Anzi, vieni Sali giù, su. Marcello, che te la faccio vedere da sotto, che poi inquadri da sotto, diciamo, dalla zona qua. No, ragazzi, qua siamo Quanto nella frana, eh. Qua siamo nella frana. Cioè, guardate dove eravamo, ragazzi. Guardate lassù dove eravamo. Mamma mia, ragazzi, che spettacolo. E qua, come vi diceva Federico, ragazzi, alberi da tagliare, teleferica, vi organizzate. sì, c'è tutta la strada sopra e poi la facciamo un salto dopo veloce. Ci sono anche degli spiazzi già pensati per mettere già la teleferica e per l'accatastamento della Ah, legna. Sì. addirittura, addirittura, ottimo, ottimo direi. Oh, buona, facciamo un tab sopra alle macchine, Marcello. Ok, no, O ok. vuoi farlo a piedi? No, 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 sono già in macchina io, sono già Sono già in macchina. arrivato. Perfetto. Ok, proseguiamo. Via ragazzi, andiamo avanti. Vi sta facendo vedere tutta la mappa, tutti i particolari della mappa, ragazzi. Insomma, veramente tanta roba. Ringrazio Federico che ci ha dato questa possibilità di poterla portare, di potercela mostrare. Chi meglio di lui conosce la mappa, ragazzi. E insomma, dai, tanta roba. Io ti ringrazio veramente, Federico. Figurati Marcello, grazie a te che mi dai la possibilità comunque. No! Questo pack qua di piante che dicevo, questo Eccolo pack qua. qua è un pack di piante particolari che ha delle texture. Ah, gli tronchi Forse bianchi, sono... ottimo. Sì, queste sono proprio betulle, ma ci sono dentro tipo una ventina di tipologie di piante, dal vecchio alla pianta morta. Ah, ottimo, spettacolo. Però posso dire che il 50% della mappa sta facendo tanto anche il discorso di questo pack qua delle piante. Ah, ok. Quindi togliendo quelle non renderebbe come... Ovviamente mettendo quelle di default, però non sono così. Queste sono tutte processionabili. Con i mezzi diciamo, di default Sì, e sì, mod sì, sì. possono processare anche le betulle, roba che con quelle di default non puoi. Pensa. Ah, dunque, ah, ok, perché sono tronchi dritti, dunque li puoi processare anche questi. Ottimo, ottimo. Esatto. Dunque, ragazzi, armatevi di processore. Si è Oddio, tagliata giù. io vi dico una roba, non rendete la mappa una ciabatta. Ci sta a fare legna, ma non esageriamo. Ecco, qua stiamo tornando in paese. Tra l'altro le strade spettacolari, guarda, veramente. Qua sì, sono un pelino piccole, però alla fine verso i prati così sono... Ho cercato appunto di simulare anche lì il più reale possibile, che siano Sì. piccoline. Sì, ma è simulato bene perché è mega realistica come mappa, veramente, tanta roba. Allora, poi Marcello qua, siamo tornati al mulino, ok? Ok, Quindi sì. giriamo... Giriamo giù verso destra, che andiamo giù verso la... Ok. Iniziamo ad arrivare giù verso la mappa, il centro mappa, diciamo. Perfetto. Questa sarebbe la vecchia strada. Questa, ok, questa, no, guarda qua. No, guarda sto muro. Che spettacolo, ragazzi. Davvero, davvero qualcosa di... Ma una domanda mi sorge, Fede. Cosa ci hai Dimmi Marcello. messo più o meno a livello di tempistica a creare una mappa del genere? 6/7 mesi. Più o meno. Immaginavo, immaginavo. E più che altro full immersion, perché l'ho lavorata quasi tutte le sere, se non tutte le sere. Mamma mia, dunque ci hai dato anche dentro in pratica. Sì. Ho fatto anche, purtroppo l'ho... Essendo anche la prima mappa, diciamo,
po' la mappa sacra e Certo, quindi lo chiaro. prendi più come un lavoro che come un divertimento Certo, e chiaro. ci ho fatto anche tanti weekend, anzi quasi tutti i weekend, almeno 3 o 4 ore. Te pensa, che spettacolo. Cioè anche tipo Però i sarai mega pispugli così. soddisfatto di quello che è venuto Sì. fuori, Guarda, immagino. la cosa che veramente mi fa piacere è che appunto vedo i giocatori che la usano e comunque anche. Allora, da quando ho fatto l'aggiornamento, in 3 giorni ero arrivato a 1080 download. Adesso non riesco più a vedere quanti download sono, però anche su Kill Mod è valutata abbastanza bene, 4 stelle e mezzo. Allora, ti spiego un attimino, se hai 2 secondi di tempo, come l'ho scoperta io. Io questa mappa, ti dico la verità, non la conoscevo, non sapevo neanche che tu l'avessi fatta e non sapevo neanche che era la tua. Però il discorso è questo, io sono iscritto a alcuni social, alcuni gruppi di farmi, chiaramente, e ogni 2x3 mi arrivano le notifiche. A un certo punto, 2 o 3 giorni che cominciano a parlare di questa mappa, la The Cramps Valley, la The Cramps Valley, e ho detto vabbè, andiamo un attimino, tutti insomma mega complimenti di qua, mappa bellissima, una cosa che mancava su Farming, una mappa con le colline, pendenze di qua, pendenze di là, e lì ti dico la verità, mi si è accesa la lampadina, perché io quando sento pendenze sono le mappe che mi rispecchiano un attimino, a me piacciono così. Brillano gli occhi. Ma Bravo, mi brillano gli occhi. Vabbè, poi dimmi, dimmi. una cosa inaspettata che non mai, mai avrei mai pensato, cioè che comunque anche Yogi, che comunque è un youtuber tedesco, Sì. lui me l'ha portata, diciamo, l'ha visitata e comunque ne ha parlato bene. È uno spettacolo. Ha fatto delle, diciamo, come per. Non mi vengono le parole. Degli accorgimenti, diciamo, ecco, mettiamola così, che purtroppo avevo già visto pure io. Purtroppo i punti vendita io non riesco a disegnare con Blender, quindi ho dovuto arrangiarmi con quello che Certo, si riusciva. Fa, chiaro. lui è proprio detto, fa, questa mappa qua c'è un potenziale della Madonna, peccano un pelino su magari i punti vendita che poi dopo sono andato a sistemare con l'aggiornamento. Ah, Guardando, diciamo, i commenti, io ho preso tutto molto molto a cuore ciò che mi hanno detto, se anche c'è stata qualche critica, magari che a qualcuno non piaceva gli stabili scelti, però alla fine, come dicevo prima a inizio live, sono tutti demolibili e queste mini critiche, diciamo, mi hanno cioè, fatto accendere la lampadina, ti hanno aiutato a diciamo. capire un attimino dove potevi andare a parare in pratica. Esatto, infatti poi ho modificato il punto vendita qua sotto. Questo qua è Ok. la. Andiamo giù primo al primo. Anzi, prima facciamo il giro di qua, che andiamo verso il Guarda, biomassima. io ti seguo. Io quello che mi auguro che non la personalizzano troppo, perché secondo me c'è poco da personalizzare, la mappa è già bella così. Io mappe così non le toccherei, non sono uno di quelli che va, perché è già un capolavoro così sta mappa. Sarebbe un peccato andare a toccarla, capisci cosa voglio dire? Sì, io poi sono il primo che mi sono messo dietro a deforestare, ma perché vabbè, che poi appunto l'ho fatta io, l'ho fatta, vado a cercare dei punti che un po' nascosti, perché effettivamente si taglia via tante piante e diventa spoglia. Eh no, ma Allora. anche perché poi potresti fare così, al massimo le tagli, però ma qualcuno la potresti anche rimettere, voglio dire, Sì, capisci? però per rimetterle. Bisogna mettere la mod More Tree perché ho superato il limite degli alberi. Ok, Allora, ho capito. questa è il punto vendita, diciamo, del legname e del cippato che è acquistabile, cioè nel senso quindi se infatti ho messo un capanno, se qualcuno gli interessa fare simulare che abbia un'azienda di termocalore, diciamo. Ok. Ho reso questa zona qua anche come zona di fabbrica, scusa, come zona di
Legname. Di proprietà. Ah, Sì. ok. Come zona di proprietà, infatti, ho messo il capanno per dirti se uno si mette la cippatrice o un tir con un bilico, trattori con i rimorchi. Spettacolo. Allora, mi dice Pietro, segheria distante quanto? La segheria vuol sapere quanto distante, ma intendi distante dal paese? Che poi andremo a vederla perché non è molto distante. Parla della segheria. Ah, sì, no, no, è qua vicino. Adesso poi arriviamo a Pian vederla. Adesso pianino arriviamo a vedere anche quella. spiegavo solo il discorso qua. Allora, Marcello, qua Dimmi. c'è la tramoggia dello scarico per il cippato. Ah, ok, Lo prende già qua il trigger. ottimo. E poi Sì. qua si viene qua con il rimorchio. Qua tu c'hai la finestra aiuto, giusto? Sì. Ok, qua c'è l'icona vendi la legna. Vi posizionate qua con il rimorchio con la legna e ci premete sopra e ve lo vende. Ah, ottimo. Ottimo. Questo è praticamente con l'aggiornamento l'ho rifatto completamente, l'ho spostato, cioè ho rifatto tutti i capanni, ho rifatto tutto, ho rimesso Ah, questo tutto è, da fa zero. parte dell'aggiornamento che hai fatto. Ah, ok, Sì. perfetto, Prima era ottimo. un pelino più spoglio. E Ottimo, infatti lì mi si è accesa la lampadina della critica. ottimo. Ah, ok, che ti ha portato a fare questo aggiornamento qua. Delle volte le critiche, se sono costruttive, fanno anche bene. Ah sì, ti aiutano, sì. Anche qua a sinistra troviamo un altro prato lavorabile. Spettacolo, sti ponti, io li amo. Allora facciamo un giro su verso la cava, Marcello, dopo andiamo alla segheria, così almeno anche Pietro vede la Ok, segheria. perfetto, perfetto. Ragazzi, vi accontentiamo un po' a tutti, eh? Un attimino, stiamo girando un po' tutta la mappa. Cioè, tu hai fatto anche la cava da queste parti? Che è un punto vendita per i sassi, oppure sempre il discorso Terra Farm. No, vabbè, ragazzi. Cosa possiamo chiedere di più? C'ha tutto sta mappa, raga. Guardate le strade di montagna, ragazzi, guardate qua. Cioè, provate un attimino a pensare di salire con rimorchi, camion che sforzano, trattori che sforzano. Cioè, qui abbiamo anche la cava, raga. Guardate che spettacolo dove siamo adesso. Qua c'è una palagommata con il terrafarm, oppure se appunto fate la raccolta di sassi con i campi. Possiamo buttare qua tranquillamente. Adesso devo guardare se il single player dovrebbe funzionare come punto vendita, se no si acquista la zona qua e qua sarebbe tutta una zona comunque da scavare. Cioè, io l'ho pensata proprio tutta da scavare e si può arrivare fino al dietro. Mamma Che mia. facciamo un giro sopra, vieni qua Marcello. Sì, ti sto seguendo. Qua può diventare sempre parte della cava e disboscando qua si può scendere oltre, Ma tu sempre tutto pensa, scavando. mettendo sempre la modo terrafarm però. Ok, Sì. perfetto, perfetto. Ti faccio vedere un'altra chicchettina, vieni Marcello. Vieni, ti seguo, ti seguo. Là troviamo un'altra cascata. No, guardate che spettacolo. Io mi giro a guardare, seguo a Federico, però mi giro a guardare la mappa perché veramente, ragazzi, è qualcosa di... No, Questa è guardate stata la questo. prima cascata che ho fatto. Mamma mia, ragazzi, guardate che spettacolo. Cioè, capite che io queste zone qua poi le prendo anche come zona per rilassarmi. Vengo qua magari, mi fermo qua tranquillo. No, guardate qua, ragazzi. E sentite il rumore dell'acqua. Sentite il rumore dell'acqua. Spettacolare, ragazzi, spettacolare, veramente, tanta roba. Ok, non riesco più a salire. Ah, ok. Ah, Fede è qua, ok. Sì. Dovrei accendere su. Eccomi qua. Sono qua. Facciamo tab sulle macchine, Marcello. Sì, no, ah, ok, eccomi. Se
Allora, Fede, c'è anche mia moglie che ti fa i complimenti per la mappa. Ringraziala, grazie mille. Ti ringrazia Federico. È veramente... Anche lei è una giocatrice di sì, farmi? Sì, 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 sì. Oh, ormai, che bello. Allora, abbiamo iniziato dall'edizione 15 di farmi. Ah, oh, cavolo, anche io ho iniziato con il 15. Ho iniziato col 15 e non ti dico le prime armi, lascia stare, meglio che non te lo racconto. Abbiamo combinato, abbiamo combinato l'impossibile. Poi adesso lei fa paura, lei non ti dico che fa le mappe, però le personalizza molto, ci sa fare, sì, le fa veramente strabelle. Poi appunto se ti metti lì quello ti dà ancora più soddisfazione. Poi lei c'ha, quando sparte, allora io quando gioco con lei, finché la sento parlare vuol dire che è tranquilla, sta giocando. Quando non la senti più parlare sta ideando già qualcosa. Sta costruendo. Oh, aspetta, quel qua, quello della Via Kelleri, va sempre a bomba. Okay. Allora, andiamo a fare il girettino. Questi qua sono i primi campi che vediamo, diciamo, questi sono i campi con i contratti normali. Eccoli qua, ragazzi, dove vedete anche qua pendenza go-go, guardate che belli. Tra l'altro anche con i pali della luce, i tralicci porta corrente in mezzo ai campi, spettacolo. Ecco qua abbiamo un'altra strada. Qua siamo arrivati alla segheria. Ecco qua la segheria che interessava a Pietro. A Pietro, sì. Ragazzi, questa segheria è uno spettacolo. Da quello che mi ha detto Federico, io l'ho vista un pochettino. Sì. Allora, il link, perché tanti mi chiedono dove si trova, non è stato un errore mio, ma io quando ho fatto la pubblicazione nella descrizione avevo lasciato il link, non me l'hanno caricato. Sono andato subito il giorno dopo a vedere, perché tanti mi chiedevano dove si trovava, avevo lasciato il link sotto in fondo ai commenti. Se la scaricate da King Mod, in fondo ai commenti trovate il mio con il link della Submin Pack, si chiama. Come ho fatto io, ragazzi, andate su King Mod, andate sulla mappa di Federico, sotto nei commenti c'è il link di questa mod. Io ho fatto così, consigliato chiaramente da Federico, sono andato a prenderla lì. Benissimo, adesso spieghiamo un po' in breve la segheria. Vai. Che secondo me è qualcosa di spettacolare, anzi la facciamo vedere anche in funzione. Tu riesci a mettere la super forza? Per sì, caso? Sì. Ok. Allora facciamo una cosa, Marcello. Aspetta allora, tanto che tu... mi metto la super forza un attimo. Ok. Tanto dopo, non devi salvare questo salvataggio qua, giusto? No, tranquillo, vai. Okay. Poi anche se lo salvo non sarebbe un problema, vai tranquillo. Fai così, Marcello, vendi quei due prati che avevamo preso su per tagliare la pianta e compriamo questo lotto qua, così almeno funziona la segheria. Ah, ok, allora, aspetta, Dunque, devo andare su mappa, ragazzi, stiamo facendo delle prove, chiaramente. Allora, devo vedere i campi che abbiamo acquistato, eccoli qua. Sono 1,59, giusto? Aspetta, ti guardo. Uno dovrebbe 59, l'altro il 60. Esatto. Allora, uno venduto, l'altro venduto, ok, perfetto. Dimmi. Dovresti riuscire a comprare questa zona qua, giusto? Vediamo se provo, Questa zona qua è il Farmland 2. Sì, allora... 68.000. L'ho fatto con il prezzo ragionevole, 68.000. Il campo è il Farmland numero 2. Neanche troppo cari i campi, perché ci sono delle mappe che hanno i cari che fanno i campi che fanno paura di prezzo. È un po' sì, no, questa qua l'ho fatta un po' okay, forza. Comprata quest'area. Okay. Perfetto, allora, adesso facciamo così, Marcello. Dimmi. Tu puoi metterla su per forza, giusto? Sì, l'ho già messa. Allora, aspetta. Ora, dove c'è aggiungi tronco, gli abeti da 6 metri. Che sarebbe qua, aggiungi tronco, no? Dove aggiungi tronco? No, falli spawnare proprio qua a terra, Marcello. Speriamo di riuscirci, allora, aspetta. Allora, aspetta, ti spiego, allora, apri la ESI. Sì. Ok. Vai praticamente alla terza icona, dove c'è quella cartelletta, diciamo. Ok. Nel centro c'è scritto tipo aggiungi pellet, aggiungi tronco, suggerimento per il finger, vedi? Allora, aggiungi tronco, ok. Ok, fai abete che è già selezionato, fai 6 metri. Allora, 6 metri, ok.
Fanno spawnare 4 più o meno. E... Clicca sopra solo Dove la c'è il B. visto? Sì. 2, 3, 4, vanno bene? Perfetto. Adesso Ok. tu che hai la super forza, li portiamo qua che è il trigger di carico per la segheria. Allora, ragazzi, usiamo la super forza per farvi vedere come funziona la segheria, eh? Dimmi dove vanno messi, Fede. Vieni qua, Marcello. Ok, ti seguo. Buttalo pure qua sopra. Qua? Sì, tanto prende il trigger qua. Poi lì dovrebbe Ok. esserci l'icona, giusto? Sì, Ok, porto con io i gli sto. tronchi. Aspetta, Aspetta. metto anche la finestra aiuti perché io sono abituato a lasciarli via. Aspetta, che te li porto là. Ragazzi, facciamo una prova. Carichiamo un po' per vedere un po' come funziona sta segheria, È qualcosa di eh. spettacolare, ragazzi. Immagino. State bene attenti perché mod così Immagino, non ce ne immagino. sono. Ok, andiamo belli tranquilli, raga. Wait, dove stai andando? Esci da qua. Ok, ottimo. Ce ne manca ancora uno e siamo pronti, eh. Sì, Ok. dopo, allora, poi adesso così ti faccio vedere. Allora, perché io vado sempre lì? Eccoci qua. Anche se li metto sopra, Fede, non c'è problema. Sì, non c'è problema, tanto te li vendo. Allora, ok, Ok, dimmi. una volta diciamo Sì. caricato il legname, potete venire qua con il camion pieno di legname, c'è l'icona poi vendi legna, che la Ok. troviamo qua alle scale. Ottimo. Premi vendilegna, Marcello. Ok, e fa il primo spostamento, Ok, perfetto. Ah, un tronco già l'ha portato qua. Ottimo. sì, allora adesso qua è dove viene attivata. Però prima di attivarla Dimmi. bisogna andare a comprare i palle. Che noi adesso ovviamente li facciamo spawnare un attimo con la Easy per se no dovremmo andare allo shop a comprarli. Allora, Ok, tu apri la finestra, diciamo, dei veicoli normali di farming, come se ok. volessi comprare, Il per dirti, mezzo. sacchi di frumenti, sì. Sì. Andate praticamente su pallet, su oggetti, pallet, Sì. E vado tutto in su. fondo, su pallet, vai tutto in fondo a destra, troverai dei pallet che si chiamano noni. Allora, tutto in fondo. Eccolo qua, sì, trovato. Perfetto, e li comprate. Adesso noi li facciamo spawnare qua con la Easy. Allora, per farli spawnare con la Easy fai sempre Sì. apertura. No, aspetta, ti faccio questo discorso qua. Aspetta un attimo, dovrebbe... No, non mi esce. No, non mi esce. Pensavo che mi usciva. No, vabbè, dimmi, apro la ESI, ok, sì. Sì. Fai come hai fatto sempre prima il discorso per l'abete. Ok, vado Sempre quella su. schermata lì dove c'è Sì. scritto prodotti agricoli. Prova a selezionare destra o sinistra, vediamo cos'è che ti dice di voci. Allora, aspetta, prodotti agricoli, ok. Allora, generale, coltivazioni, grandi sacchi, mod DLC, tutto. Prodotti agricoli. Generale, coltivazioni, grandi sacchi, queste cose. Però allora, modo di... Prova a No, guardare. aspetta, però su modo DLC sotto mi esce pallet. Ah, ok, perfetto. Allora sì, fanli spawnare boh, 10. No, 5 va. Falli spawnare. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ok, allora i pallet quando li comprate, se no, se volete farlo velocemente, lo fate così. Però per simulare più la realtà sarebbero andare a comprare, ma noi Certo, stiamo chiaro. mostrando. Vi faccio vedere anche la segheria come funziona perché i video che ci sono comunque in lingua tedesca o in inglese. Allora, i pallet una volta acquistati si portano qua. Allora, chiaramente, allora, la legna la caricate laggiù, poi venite a prendere qui con la fila dei pallet, dove sta andando Esatto. Federico. E li scaricate qua. Ah, in questo dove c'è quest'area qua. Ok. Poi li scarichiamo tutti lì. Andiamo a prenderli, do una mano anch'io a Federico.
Intanto dovrebbe attivarsi, adesso era solo giusto per far capire come funziona la segheria, perché anch'io ci ho messo un po' per capirla. Ok. Attimo. Allora. Ok, messo. Allora mi dice Pietro, controllo limite di aggiunta alberi. Mi Non sa che... dovrebbe esserci, se non sbaglio. Ok, mi dice che non c'è Pietro, mi dice Oh, Federico che non c'è. non saprei, aspetta, adesso guardiamo. Ma so che comunque consuma abbastanza tanto come segheria, quindi potete buttarla dentro. Allora, quindi Marcello, per l'attivazione. Aspetta che porto l'ultimo, arrivo subito, ti porto l'ultimo bancalino. Ok, dove Allora, lo sto mettendo? Dove lo metto qua io. fallo pure scegliere, sì, Ok, tanto sono sullo ottimo, scomodo. dimmi, dimmi. Allora, questa è la porticina magica. Dunque si entra dentro, mi stai Sì, dicendo? entra in sala di No, comandi. guardate che Allora, spettacolo, ragazzi, attenzione. questa mappa, cioè sta mod qua è, ragazzi, è qualcosa di fenomenale. Allora, praticamente vai qua, Sì. te la faccio attivare da te, Marcello. Ok. Dovresti premere gestisci punto di produzione, dovresti fare B. Allora, B. Allora, aspetta, fammi mettere di fronte. Non è che magari non me lo fa fare perché c'ho attivata la forza? No, teoricamente dovrebbe fartela partire. Ah, Eccola, ok. partita ragazzi con la B. Allora, vieni Marcello che ti faccio vedere le chicche di sta. Andiamo a vedere, raga. Allora, è tutta completamente animata. Cioè, pazzesco, ragazzi. Intanto che arrivo al tronco vi porto a vedere la torre di controllo dove c'è l'operaio. No, ragazzi, abbiamo... Guardate qua, ragazzi. Vai dentro Marcello, vai dentro a farti in giro. Guarda qua, ragazzi. Cioè, abbiamo l'operaio qua che... E ci sono le telecamere che prendono proprio cosa sta succedendo all'istante, che non so come hanno fatto farlo, ma vabbè. È uno spettacolo, ragazzi. È qualcosa di spettacolare. Allora, qua vediamo il primo tronco che sta arrivando sui rulli, diciamo, che è pronto per la lavorazione. Ah, eccolo qua ragazzi, il tronco che è arrivato. Ok, questo è il tronco. Sentite anche i rumori, pazzesco ragazzi. Guardate proprio il discorso Della lavorazione. della lavorazione, come sta cambiando. Se vieni qua, vedi proprio Sì, tutto, sono Marcello, vicino a te lo te. spiego Ragazzi, godetevi questo momento. Guardate la lavorazione del tronco, spettacolare. No, vabbè, non ci credo, raga. Cioè, animata in tutto, Federico. Ah. completamente animata. Pazzesco ragazzi, pazzesco. Guarda, guarda. Cioè, in pratica ha tirato fuori una trave, ha tirato fuori. Adesso vedi proprio che vedrai proprio anche la differenza, eh? Dal tronco adesso. No, guarda qua le tavole. No, vabbè ragazzi, dove siamo? Dove siamo? Qua praticamente poi quando farete dormire, che passa il tempo, troverete le merci qua. Ah. E la cosa bella, vieni Marcello con me. Arrivo, eccomi. Guardate qua dietro, qua c'è lo scarto del cippato. No, vabbè ragazzi, guardate qua, anche il cippato abbiamo. Animatissima la segheria, ragazzi. Questo è spettacolare, eh. Mamma mia, che spettacolo, veramente. Qua diciamo c'è una volta che caricate la legna, c'è la strada poi per ritornare indietro. Ok.
Che spettacolo, ragazzi. Capisci perché mi farò la residenza in questa mappa, Federico? E qua c'è un altro bosco che è appunto questo qua, per iniziare anche con la segheria si può disboscare. Mamma mia. La Bellissimo. segheria, è... la funzione è questa. Comunque ho cercato di farvela vedere il meglio possibile, di spiegarla il meno Cioè, e possibile. questa ti crea i bancali con le tavolozze che tu poi vai a vendere, in chiaro. Sì. Te li spawna qua, comprate il muletto e il camion e si caricano. Ah, te li Facciamo butta qua questo. fuori? Qua all'interno te li butta. Qua ti Ah, butta quelle ok. lunghe e qua ti butta quelle più piccole. No, c'è anche l'operaio, ragazzi, guardate qua. C'è anche l'operaio qua. Poi se appunto volete, se trovate poi anche una zona, se volete farvi la zona, c'è un'altra mod che è di Gwendal, che Ah. fa i sacchi di pellet, e anche quella lì è completamente animata. Che pensa? Insomma, ragazzi, potete fare un po' quello che volete. Spettacolare, veramente. Allora, adesso andiamo verso un punto vendita che purtroppo tanti non riescono a individuare dov'è, però basterebbe mettere l'icona luminosa, il segnaposto, diciamo, ti dovrebbe portare, che è qua dietro al benzinaio. Intanto, ragazzi, Qui ci c'è uno. andiamo. Adesso ci andiamo. Poi vi apro la mappa, vi faccio vedere più o meno la zona dove potrebbe trovarsi. Guardate che qua sono pericolose le persone. Vedo, vedo, vedo. Allora, qua c'è il benzinaio, raga. Allora, io l'ho strutturata così, nel senso che ovviamente non lo vedo reale venire con un rimorchio di cereali e scaricarlo qua. Io Ok. questo qua l'ho fatto più che altro come punto vendita. Quando acquistate, per dirti, il caseificio, che vendete il formaggio, le forme di formaggio, che producete le forme di formaggio, venite qua dietro dove c'è l'icona, e questo è un punto vendita classico. Ah, Oppure, ok. se volete mettere, come ho messo io, le piante di mele, il miele, tutte quelle cose che sono Ah, ok. Dunque tutte le cose volerti vendibili. ti venne anche quelle robe lì, in pratica. Ok. Se tu apri, diciamo, dove c'è Ok, sì. i prezzi, vedrai che c'è scritto supermercato. Per dirti, il frumento te lo dà a 849 euro. 8,52 a me al supermercato. 852, sì. Sì. Comunque, se tu guardi, per dirti, il latte te lo dà al supermercato, non Ah, sì, è so, vero, è la vero. farina, il pane. Se quindi volete anche mettere il panificio come vostra produzione, io lo, diciamo, l'ho resa un punto vendita delle piccole merci. Poi Sì, però dopo. hai fatto un po' di tutto, Sì, perché esatto. Dopo alla fine qualcuno, se bravo. vuole venire qua col rimorchio, si scarica con il rimorchio. Ah, beh, certo, chiaro, chiaro. E ricordatevi che rimane qua dietro al distributore Allora, ragazzi, il del distributore supermercato. ve lo faccio vedere un attimo in mappa per capire dove siamo. Eccoci qua, siamo sopra il campo 27, ragazzi. Dunque, destra della mappa, di fronte a voi avete la mappa, sulla destra, sopra il campo 27, c'è il rifornitore con questo punto vendita, per capirci. Ok. Va bene, possiamo Pietro, proseguire. Pietro mi ha scritto: fa impallidire la Platinum, la segheria. No, Mi piace? fa impallidire la Platinum, mi diceva la segheria che. E beh, certo che gli piace. No, è fatta veramente bene È quella uno segheria lì. spettacolo quella segheria lì, mamma mia. Ok, allora adesso andiamo a destra, che andiamo verso. Verso la mappa. Bene La ragazzi, mappa centrale. stiamo tanto visitando tutta la mappa grazie a Federico che ci sta mostrando tutti i punti, le
perché chiaramente lui che l'ha fatta, lui sa come muoversi e insomma, tanta roba, ragazzi, veramente. Ci Però sta. comunque dicevo, hai visto Marcello che alla fine abbiamo fatto 50.000 strade, ma ti portano sempre qua? Sì, come dicevi, è vero, come dicevi all'inizio live, che comunque, ragazzi, girate, girate, alla fine tornate sempre nello stesso posto. Però sta cosa è bellissima, veramente. Allora, qua c'è un altro punto vendita della linea. Io personalmente l'ho tirato via perché è demolibile. E ci ho messo la fabbrica per creare la legna da ardere. Anche questa qua è una zona che se voi comprate, se no è un punto vendita. Sempre per la legna, anche qua. E tra l'altro la trovate sotto la stalla delle vacche che andremo adesso a visitare. Allora, qua c'è la. Vai, vai, vai Qua pure. per andare alla stalla delle vacche bisogna fare tutto il giro del paesino, diciamo. Che è una cosa che mi ha colpito tantissimo. A me, guardate la strada, raga. Infatti io ho scelto di prendere questa zona qua. Allora, se si prosegue per dritto, Marcello, si va verso. Oi, mi sono incastrato. Si va verso un'altra strada per andare nei boschi che poi vi porterà su in un altro alpeggio. Lì non ci sono animali, ma ci sono prati anche lì. Magari dopo ci facciamo un girettino se. Certo. Tanto bene o male, adesso manca da vedere, diciamo, il basso della mappa dove c'è il mercato di bestiame. Ottimo, sì. Qua c'è un. Questo qua è l'ultimo, è l'unico contratto, scusa, che ho messo a. Con la missione d'erba, dovrebbe essere ad erba, sbaglio. Sì. Ragazzi, guardate questo campo, guardate sto campo, ragazzi. E anche qua c'è. Lì c'è una dipendenza. Ne abbiamo un pochino pendenza, appena appena. Lì si sforza veramente tanto lì. Mamma mia, ragazzi, mamma mia, che spettacolo. E voglio una curiosità. Tu che la stai iniziando, che hai iniziato a giocarla, che cilindrate stai usando più o meno? Allora, io calcolo che c'ho l'Hurlimann, è un 180 cavalli, e poi ho un MB Track diciamo per la legna, e poi ho un Reform con il caricatore dietro per la fienagione, e quello si può trovare anche sui Modab, cioè era quello che c'era l'anno scorso nel DLC Alpino. Sì, ho capito di quale stai parlando. Ah, per dirti io, qua Marcello, no? Se uno c'è un po' diciamo di colpo di lampada o colpo di Sì, genio, io fantasia, per dirti esatto. qua, io ho tirato via un po' di piante qua, ci ho messo la piantagione di mele qua vicino al fiume. Bellissimo, veramente. Sì, qui te la puoi ideare come vuoi la mappa. Se c'hai un po' di fantasia, te la puoi Puoi ideare farti come anche il vuoi. vigneto, puoi farti tutto quello che vuoi. Certo, Tutte. certo. Se trovate tipo produzioni o ve le consiglio. Ok. C'è Giulia che mi scrive: i campi come piacciono a te. E ormai sai i miei gusti. Ottimo, Ormai sì. ottimo ragazzi. Bellissima mappa, veramente bellissima mappa. È chiaro, ragazzi, ve l'ho già detto, ci farò una serie, partirà una serie ben curata e chiaramente io lo dico, poi chiaramente sta a lui vedere se c'ha del tempo, se recava del tempo, il nostro carissimo Federico, qualora volesse venire a fare un giro, a partecipare a qualche puntata, le porte non sono aperte ma spalancate, lo Ah, sai. certamente. Basta organizzarsi, Marcello. Nessun problema, Si Federico. organizza una sera. Certo, più che volentieri. Allora, eccoci qua. Qua siamo arrivati alla seconda stalla. Sì, la seconda stalla, perché le altre sono pascoli. Ok. È la stalla delle vacche. Che io qua già ho fatto la residenza, raga, eh. Sì, ho visto che ci sono i mezzi, Ho già nuovi mezzi. sistemato un po' di robe qua. Casa.
per Allora, venire. questa qua è la casetta, ragazzi, la strada è qua. Eccola qua. Potete salire. Volendo parcheggiate la macchina. Vai tu, Fede. C'è l'apertura. Se tu entri di qua, Marcello, che bello. Qua quando l'ho messa ho detto, cavolo, che bello. Quando proprio apri le porte che ti vedi fuori tutta la vallata così. Guarda qua ragazzi, spettacolo, spettacolo. Sì, io ho scelto qua per quel motivo, perché quando sono salito sopra la casa ho visto la vallata così. Fatto spawnare qua. Ho detto aspetta un attimo. No, beh, sono venuto io col trattore a farmi un giro e questa zona mi è piaciuta subito. E io adesso ho fatto un po' il matto questa settimana qua, ho tirato giù tutte queste piante qua, Ah, quasi tutte. E qua ci ho ok. fatto tutto un altro prato d'erba, che Ah, poi ottimo. lo farò per fare i fasciati. Farò Ah, perfetto, tutto perfetto. per fare fasciato qua. Allora, vabbè, la stalla diciamo è semplice, anche questa qua è tutta demolibile se volete, però io ho scelto di mettere questi capanni. Proprio perché si veda, quando voi siete in basso alla mappa, dopo andremo a vedere, se guardate verso, diciamo, la zona della farm, vedrete la farm. Se avessi messo dei capanni più piccoli, non avrebbe reso come No, poi lo stile in lo vedrete montagna, adesso. ragazzi, lo stile così è uno spettacolo, Sì, eh. poi Cioè. è molto comoda. Ah, tra l'altro dovrebbe essere compatibile con Manual System, quindi se attaccano i tubi qua dovrebbe essere compatibile. Devo ancora provare perché non mi hanno fatto ancora liquame le Ah, dopo ci provo perché la uso anch'io, quella mod. mie. Qua c'è No. il fienile. Guardate qua ragazzi, guardate qua, guardate che Volendo spettacolo. potete buttare giù già direttamente i balloni qua, diciamo, dove c'è la mangiatoia. Roba da matti, ragazzi, roba da matti, spettacolo. È Aspetta. carina, questa qua Mo, poi c'è tanto io spazio. poi, io lo stile così, ti dico la verità, lo amo. Proprio mi fa impazzire a me lo stile così. Tanti spazi. Vedi Qua c'è come mi sono già organizzato, Fede, guarda qua. per te, la lama della livellante. Sì, l'autolivellante qua dentro, l'ho messa qua, guarda. Ah no, l'abbiamo tirata via perché, ok, l'avevamo tirata Ah via. sì, che non si trovava. Questo E è il coso che ti dicevo, Fede, vedi, il motocarro. allora, sì, questi qua li vedo spesso in Svizzera. Questo qua, infatti, ho detto, non mi porto una roba del genere in montagna, No, hai fatto subito. bene, cavolo. Allora, poi qui abbiamo il silos, vabbè, classico silos di scarico. Ottimo, perfetto. Qua c'è la strada poi che vi riporta, diciamo, a inizio farm. Esatto, che io l'ho usata per mettere il rimorchio sotto il capannone lì davanti. Io anche la trincea l'ho messa qua proprio per fare questa manovra qua, per dirti sì, vieni da qua con il carro, il trattore e pam, e ti vai dentro il retro qua. E Esatto, fai il retro qua e scarichi qua dentro, spettacolo, gli ottimo spazi direi. sono ovviamente non, cioè, gli spazi sono quelli che sono, li ho fatti apposta, No, beh, ma diciamo. va benissimo in una situazione del genere in montagna, non devi mettere delle trincee straenormi stile biogas, ci mancherebbe Eh sì. altro. Sì, infatti l'ho No, proprio messa piccolina, no. No, giusto. ma ci Poi va ho alla grande. lasciato anche lo spiazzo per dirti per i fasciati, se qualcuno vuole farsi fasciati, io ho lasciato qua uno spiazzo. O Spettacolare. se qualcuno vuole cambiarsi la trincea, che c'è un pack tra l'altro bello che puoi metterti anche il muro, Ah. che forse arrivi qua con la rampa e quindi puoi scaricare anche da qua. Dovrebbe essere tra le mod. Ah, ottimo, ottimo, Ok. Marcello, sei pronto che ti faccio vedere ottimo. Andiamo, un'altra cosa che andiamo. sicuramente ti piacerà. Ah, dobbiamo andare su a destra, eh? Vai, vai, fai strada che io ti seguo. Ragazzi, si sale sempre. Nel frattempo andiamo sempre più su. Guarda che spettacolo. Qua c'è un campo, quando si compra quella proprietà lì, c'è anche questo Ok. campo qua, oltre a quello sotto che si vede. Quello sotto la farm, acquistando la farm qua delle vacche si acquista questo e quello sotto praticamente. Spettacolo, eh. Chiaramente tutto in pendenza, ragazzi, qua vi Sì, divertite. qua
Qua scegliete bene i mezzi se riuscite Sì, a ci puoi doppie contare. ruote su tanti pezzi. Mamma mia. Oh, che ho fatto? Adesso per forza ancora. Sì, aspetta, eh. Ok, ce l'ho fatta. Ok, ti seguo. Allora, Pietro che mi dice? Mi chiede Pietro se il silo è multifruit. No, No. è di default, però ma perché non è multifruita la mappa? Ah, ok, ottimo, ottimo, capito. Come dicevo, siccome volevo farla anche per console, avevo lasciato quasi tutto di default, poi l'ho lasciata così, anche perché è abbastanza un po' un casino mettere multifruit. Ah, ottimo, ok, ho capito. Un po' le prime armi. No, no, ma ci sta, ci sta. Allora, qua praticamente Marcello, come ti dicevo prima, si va verso l'alpeggio delle vacche. Ragazzi, guarda, io faccio anche un'inquadratura dall'altra parte perché... Ah, qui è un altro pascolo libero, diciamo. Qua è quello delle vacche. Allora, compriamo qualche vacca così ve lo faccio vedere, raga. Allora, sono questi qua i terreni che ti dicevo. Questo è quello delle pecore, non toccateli. Per Ah, favore ok, con il deform, perché sennò salta tutto per l'aria. ottimo. Ottimo. Dunque, questi non sono da modificare assolutamente, No, ragazzi. questi purtroppo no. Allora, mettiamo chiaramente del... Ok. Ottimo. Eccole qua ragazzi, avete le mucche che vanno in giro. Guarda che spettacolo, mucche da tutte le parti avete, raga. Ah, ma Allora, questo lo puoi anche caricare con la ba. Ah, sì, vedo che ci sono le balle dentro. praticamente le balle le scarichi qua più o meno, Marcello, dove Ok. c'è. Allora, l'icona è stata messa apposta così per Ok. nasconderla un pelino, perché era un pelino brutto. Qua comunque c'è tutto il trigger della mangiatoia. Qua è tutto il trigger della mangiatoia. Ah, ok, ottimo, Ma se ottimo. venite qua con il carro, con un rimorchio, con sulla razione mista, magari fate la miscelata in farm. Sì. E qua si può scaricare. Io qua sinceramente le scarico all'erba. E Ah. qua c'era, quando tu fai questo pascolo qua, Sì. c'era il discorso di mettere anche la paglia e il liquame. Io qua non le ho messe perché giustamente in un alpeggio non bisogna metterle. Esatto, Quindi ok. quei 2 o 3 mesi, se volete simulare, sarete senza liquame, però d'inverno comunque quando le riportate in stalla avete il vostro liquame. Ovviamente Cioè, magari all'inizio non... qua c'è la ricarica del latte. Ho messo dove c'è Ah, la... no, Qua guarda che bellini i bidoncini, che ci ho messo il spettacolo. secchiello come si mungeva una volta a Eh mano. sì, eh sì. Qua le vacche vanno a bere automaticamente qua il fiume. No, davvero? Sì. Quindi sono a livello di acqua, sono a posto perché vengono qua a bere il fiume e vedrai che ogni tanto vengono qua a sorseggiare. Ma pensate, non ci credo. Anche Spettacolo. sulla c'è un altro punto di vista che è la cascata. Aspetta, aspetta, questa mi mancava. No, guardate qua, ragazzi, guardate qua. Vieni sopra qua, Marcello, la vedi anche meglio. Allora, seguiamo Federico, ragazzi. Andiamo sopra. Ecco. Guarda qua. Mamma mia. Bellissimo, bellissimo, ragazzi. Eh sì. Il pascolo arriva fino qua, anche questa zona qua quindi è quella da non toccare. Qui No, guarda qua le infatti vedete... mucche, dove sono, ragazzi. Le mucche fino a qua ce le abbiamo. Girano fino qua e un pezzettino sotto. No, bellissima sta cosa. Bellissima, veramente. In montagna, ragazzi, le mucche, sembra di vedere Mela Verde. Spettacolo, ragazzi, veramente. Sotto arrivano fino qua. Vediamo
La Madonna, così giù scendono? Cioè, ma guarda te. No, vabbè. No, ragazzi, guardate laggiù, ce ne sono là, mo, che ce n'è dappertutto. No, bellissima, veramente hai fatto qualcosa di spettacolare, Federico. Veramente bella. Non qua. è tutto, è qualcosa di. Sì. Avete fatto No, no, veramente della ma roba. invito. Dimmi, dimmi, dimmi. Mi hai lasciato a bocca aperta, ti dico la Ah, verità. sì? Sì, mi hai lasciato a bocca aperta. Davvero Mi piace. bella, davvero molto bella. Peccato, l'unica pecca è se questa è una cosa che dovrebbe pensarci Giant Software, proprio di default. Hanno messo il follow me per il cane. Ah, Potrebbero ok. pensare a fare una roba del genere, di fare i pascoli, però facendo il follow me agli animali, cioè per dirti alle vacche che ti seguono, è come se tu proprio fai una trasmanza. E quello, tutti vogliono il terreno dinamico, ok, mi piacerebbe anche a me, però ci sono anche queste piccole chicche qua che secondo me se le Chiaro. No, mettessero. ma allora sai cos'è il discorso, Fede, purtroppo? Che se ci mettiamo a parlare di quello che potrebbe fare la Giaglia, apriamo un libro. Fidati, Eh sì. apriamo veramente un libro. Però queste cose qua che alla fine sono semplici perché ci sono, cioè nel senso che già solo il discorso del cane che ti segue potrebbero farlo anche con gli animali, no? Certo, chiaro, ma potrebbero fare un sacco di cose che si possono fare che grazie a voi mapper, a voi modder, noi abbiamo la possibilità di avere, perché se fosse a circolo chiuso, solo tramite Jaya, Farmi sarebbe già caduto da un pezzo, fidati. Sì, penso anch'io. Meno male che ci siete voi mapper, voi modder che ci graziate con queste cose qua, con queste bellissime mod, queste bellissime mappe. E ti dà la possibilità di andare ancora avanti a giocare, perché parliamoci chiaro, il simulatore è bellissimo, oltre che essere istruttivo perché impari un sacco di cose. Ah, quello sì, io ho imparato un sacco Esatto, veramente però è anche cattivo. vero che se poi tu mi fai le robe ripetitive come fa la Giant, dopo un po' la cosa le cade, capisci cosa voglio dire? Sì, ma poi io sono sempre stato da console, quando ho preso il PC ho proprio ritrovato un nuovo Sì, è gioco, un'altra cioè nel roba, senso. la stessa identica roba che ha fatto a me. Io ho fatto sempre console, adesso che sono passato a PC anch'io si è rivoluzionato il mondo di Farming. Cambiato, eh. Eh sì. Allora, questi qua, scusa Marcello, Vai, vai, questi qua sono i prati che tu quando compri la stalla delle vacche, che sono di tua proprietà, quindi anche qua sta a voi scegliere i mezzi vai. Ok. Ah! giusti per venire a tagliare il Esatto, pieno sono i qua. miei, è vero, sono i miei. Questi sono i tuoi. Ma si vede anche, aspetta, perché io voglio. Ah, ok, eccoci qua, siamo qua, ottimo. Qua è dove siamo andati proprio sull'inizio che ti avevo fatto vedere dove c'è la grotta. Dove Sì, che poi faremo c'è la vedere torretta. anche quella, ragazzi, poi faremo vediamo. Qua vabbè, qua è sempre a livello decorativo, ho fatto il laghettino. Oh, guarda che bello, raga. Ma una curiosità, se io venissi qua con la cisterna a riempire l'acqua, si può? Su questo water plane no, ma su quello lì centrale sotto che attraverso la vallata sì. Su Ah, ok, questo purtroppo no, perché non c'era il trigger. Dovevo ottimo, mettere l'altro però. ottimo. Ok. No, vabbè, era semplice curiosità. No, guarda che bella sta casettina. Cappellettina del Tirolo No, questa è. veramente bella, figa. Tanta roba. La gente che se la passeggia in montagna, chiaramente. Vengono smaltire i pranzi di Natale e No, di ma Pasqua infatti, ma ancora. poi scusa che è il posto migliore per respirare l'aria sana e pulita. E Poi ci siamo noi con i Land Rover che inquiniamo stiamo più inquinando, che. esatto. Allora, Pietro mi dice, la vedo dura per console, almeno di non. Quello che ha detto, sì, Pietro, quello che ha detto Federico a inizio live, che potrebbe fare una roba del genere, però chiaramente non sarebbe una mappa come la stiamo. Cioè,
La mappa è la stessa, probabilmente qualche funzione andrebbe levata via, come tutti, ragazzi, per farle girare su console vanno smagrite, questo è un dato di fatto. Aspetta, perché io sto perdendo Federico. Ah, eccolo qua. Ok, Ok. eccomi. Questo qua è un altro prato, sempre di proprietà, sono quei due prati che ti dà anche qua, Ragazzi, qua sono tutti pari. avete l'imbarazzo della scelta per fare fienagione e chiaramente mi diceva Federico, potete togliere l'erba e piantarci qualsiasi altra cosa. L'unica cosa adesso lo dico qua, così almeno chi la proverà. Praticamente qua è stato un piccolo mio errore, non è una cosa grave, ma qua c'è una collision che è di questa maledetta panchina, che quando l'ho spostata ho sbagliato a spostarla io perché erano penso le 2 di notte, dopo la Ah, settimana, ok. dopo il giorno lavorativo ero cotto. E beh, ci sta, Sì, ragazzi. dovrebbe essere comunque quando camminate qua troverete la collision, È qua, forse guarda, l'ho trovata esatto. io. È qua. Come avevo suggerito anche a Marcello. Mettete due rocce che ci sono sul Modab tranquillamente, decorazione, oppure ci mettete una pianta o cespugli per segnalare che dove c'è la collision, ma è veramente poca roba, cioè. Sì, Però ragazzi, vi ideate qualcosa, una piantina, una roccia, qualsiasi cosa, insomma, chiedo ecco. scusa per questo, ma purtroppo mi è scappato. Dopo aver messo non mi ricordo quanti alberi, penso 12.000 alberi, qualcosa mi è scappato. Beh, ci sta, dai, ci sta, ci sta. Ci mancherebbe. Allora, devi far salire. No, aspetta che tolgo via la superforza perché sennò continuo a lanciare la macchina. Allora, Anche io una volta quando mi capita che la uso, poi faccio di quei voli. ok, no, sennò non mi fa salire. Ok. Allora, tu sei sceso giù? Ah no, sei qua, ecco. Allora, mi dice Alberto, siete voi modern il cuore pulsante di Farming? Ma io allora non mi sento ancora modder perché allora io vi dico la sincera, cioè verità, io questa mappa qua l'avevo fatta per me. Ok. Poi alla fine cacchio l'ho fatta vedere a questo mio amico qua che poi mi ha dato anche la mano, mi fa: perché non la pubblichi? E allora lì mi ha incitato per poi pubblicarla. E non è sbagliato, fidati che non è sbagliato. Perché io ti Anzi. dico, da quando ho preso il PC che ho iniziato a giochicchiare un po' con Giants Editor, Ah, a modellare. sì, a modellare qualcosina. Avevo fatto una prima mappa, stavo facendo una prima mappa che era ambientata nelle Langhe. Però Ah. poi l'ho lasciata perdere perché era piena di errori, proprio la mappa base che avevo preso. Ah, Poi ok. anch'io non capivo ancora tante cose e quindi quella l'ho accantonata e poi è nata questa. Guarda, ti Quindi ho dico una fatto per cosa, questo. Feder, io ti ringrazio perché l'hai pubblicata, perché veramente ci hai accontentato, almeno a me mi hai accontentato tantissimo, ma veramente tanto. E da quello che ho visto nei social, per cui grazie ai social l'ho scoperta, hai accontentato parecchie persone, ma veramente Poi, tanto. appunto, come ti dicevo, non mi aspettavo questa cosa qua. Anche diversi youtuber tedeschi cioè, comunque me l'hanno presentata anche quelli di Kornab, Allora, quelli di Pinkob. una mappa così nel Modab non c'è, così sulle Alpi, così non c'è, non c'è No. veramente, fatta così non c'è. C'è qualcosa, ma sono tutte la Ma Erlengrat un po' sì, ma modificate. non è paragonabile a questa, dai, non è paragonabile a questa. Qua dobbiamo fare attenzione perché qua c'è un po' una zona vedo non vedo. Poi vedo che arrivano anche belli lanciati. E calcola che gli ho abbassato la velocità, li ho fatti andare a 60 km orari. E Ah, ok. di default andavano 80, era un suicidio qua. Penso Allora, adesso stiamo scendendo praticamente verso lo shop. un po'. Ok. Qua scusate, magari che non si vede tanto la strada, però prendetevi di riferimento questo palo della luce.
Comunque qua si vede sulla mappa la strada dei 3D, quindi questa si vede obbligatoriamente. Allora, questo qua è un punto vendita che vende tutto. Qua vende tutte le merci che volete, dalla legna al pallet a tutto quello che volete. Ottimo, ottimo, ottimo. Tutte qua scaricate. Qua ho fatto la spiazza di manovra per entrare, Cioè, per facilitare un po'. gli hai pensate tutte, Fede. È un po' sì. Grande. No, mi sentivo fischiare le orecchie. Allora, qua troviamo lo shop. Eccolo qua, ragazzi, questo è lo shop. Per l'acquisto dei veicoli, qua all'interno. Ottimo, si entra in negozio proprio. Sì. Via. Se tu premi dovresti Sì, vedere sì, sì, sì. acquista. Sì. Mentre per riparare il veicolo bisogna entrare qua in officina. E dove c'è l'icona? Ottimo, ottimo. Io direi ottimo. Bellissimo, veramente. Allora, qua Marcello ha venduto, ha venduto il Fender qua di default. Sì. Praticamente Sì. sì, ma io adesso ho visto che era vuoto, però quando voi entrate in partita qua trovate un Fender, cos'è che era, l'800 Allora, Orario, non mi aspetta ricordo neanche più. che lo buttiamo fuori, ragazzi, così ve lo faccio vedere un attimo. Dovrebbe Era essere il 700 Vario. questo, allora, Sì. questo qua. Eccolo qua, ragazzi, ve lo butto fuori. Eccolo qua. Praticamente troverete il 700 Vario con la lama da neve e la fresa. Questa Esatto. è, Esatto. diciamo, è una piccola. Ho simulato una tipo piccola dello shop Sì, che potete prendere per fare la neve. esatto, diciamo una cosa della vallata per pulire le strade, perché è attrezzato con lama davanti e lo spargisale dietro, giusto? Esatto, se non volete fare l'investimento di comprare qualcosa giusto per la neve, sappiate che qua c'è di default, c'è un mezzo per la neve. Dunque, ragazzi, fate anche il discorso neve, perché in una mappa così la neve ci va a pennello proprio. Allora, qua shop l'abbiamo visto. Insomma, ragazzi, c'è da fare veramente tanta roba in questa mappa. Dunque, chi la scarica se la organizzi bene, perché veramente qua c'è da fare tanto, raga. E non. Allora, qua, Dimmi, dimmi. questa qua è la latteria, il Ah. caseificio, diciamo, che è un punto di produzione, quindi se voi andate qua potete acquistarla. Ottimo, Costa l'edificio, comprare l'edificio costa 70.000 euro, quindi neanche tantissimo. ok. No, infatti. Qua c'è lo scarico del latte. Ottimo. E poi qua c'è lo spawn dei pallet di formaggio, di burro, quello che decidete comunque di fare. Ok, cioè una produzione in pratica. E questo qua è una produzione. Se per dirti, adesso noi veniamo giù con la cisterna del latte, adesso comunque funzionava già come punto vendita. Si attiva solo la produzione se viene acquistata. Se acquisti l'edificio, Se no è come un punto vendita normale. ok. Cioè lo Ma puoi andiamo verso. usare prendendo il latte dalle tue vacche e portarlo qua giusto per venderlo. Sì, Ok. esatto. Se no, invece, se vuoi fare il formaggio, compri la produzione e voilà, e ti fa i pallet. Ottimo, ottimo direi. Qua andiamo verso il mercante di bestiame. Mercante di bestiame, allora, qua c'è il punto vendita dei balloni. Diciamo. Ok, ottimo. Se fate finagione, se fate tanta finagione, comunque volete investire, cioè, qua c'è il punto vendita. Trigger Ok. per la ricarica degli animali, qua. E Perfetto. poi nel retro, per facilitare un pelino, ho messo
il manure che si può comprare il liquame, diciamo, il Ah, manure stock. per la cosa, la fertilizzazione dei campi in pratica. Esatto. Se appunto uno non, magari parte proprio che non c'ha tanti soldi così per comprarsi concimi o per qualt'altro, se le vacche, per dire, come facevo il discorso prima dell'inverno, che non avete tanto liquami, sappiate che qua si può acquistare il liquame. Ottimo, ottimo. Anche qua è per simulare un po', diciamo, la stalla proprio vera e propria del Esatto, mercante di Bestiame. certo. Però è già bella sta cosa che tu c'hai la possibilità comunque di spostare i pascoli in estate su a monte e in inverno li metti nella stalla, bellissima sta cosa, eh. Sì, è un po' un colpo di lampada così. Bellissima veramente. Allora, adesso andiamo su verso gli altri due prati. Poi, bene o male, l'abbiamo vista quasi tutta. Tanta roba, mamma mia, quanta roba che ha. Io così dettagliata non l'avevo ancora visitata. Non l'avevi vista ancora? No, così dettagliata come la stai facendo stasera, no. E Ah, veramente, ho sbagliato strada io, sei perché riuscito Marcello. a lasciarmi a bocca aperta, veramente. Allora, qua ci sono le strade, Scusa un diciamo, attimo, Fede, che mi fa una domanda. Pietro mi chiede nel punto vendita balloni, solo balloni o anche sfuso? Tipo un rimorchio di paglia lo si può vendere. non ho provato, sinceramente. Dovresti provare, se ti capita. Ragazzi, appena possibile che parto con la sedia e facciamo questo test qua. Perché, per dirti, la paglia, così guardando sui prezzi, ti dà il mercante di bestiame, te lo dà 102 euro, Però da dovrebbe 102 venderla euro. perché nella maggior parte, te lo dico questo perché te lo può dire anche Pietro, la maggior parte delle mappe che noi abbiamo portato per la serie che ti dicevo prima degli utenti, quando andiamo a vendere la paglia al mercante di bestiame la vendiamo con i rimorchi e ce la fa Ah, sempre quindi vendere, sì. dovrebbe funzionare. Io vi Dunque dovrebbe dico. funzionare anche la tua. Io sarò più sincero possibile, questo capitolo qua di farming l'avrò giocato 2 mesi, perché il resto l'ho passato tutto il tempo A su far la Giant mappa, Editor, già. che è un po' fare la mappa e capire proprio il programma. Era proprio una Ok. cosa che Eh beh, certo, chiaro, chiaro. mi stava stimolando e sì, entravo a fare i test così, però non sono proprio entrato nello specifico finché sai. Dico sì, ok, vende le balle. Penso che venda No, vabbè, poi quando comunque sei tutto. in programmazione di una mappa sono le altre cose che ti prendono, non quelle cose qua, chiaramente. Sì, cerchi di fare un po' il meglio che riesci. Però Certo, vabbè, certo. funziona, funziona comunque. So che i balloni li ho venduti e me li ha presi. La No, paglia vabbè, io sciolta. presumo che venda anche quella sciolta, secondo me. In teoria dovrebbe venderla, poi. Allora, qua un altro Allora, prato. sì, qua ci sono altri due prati. Ragazzi, non voglio sentire nessuno che dice ma non c'è erba, perché veramente, ragazzi, non potete dirlo. qua ce n'è un po' tanta. Qua avevo riportato un po' anche qua qualche stallettina, c'è cioè qualche, scusa, qualche baita di Bellissimo, montagna. sì, spettacolo, veramente. Io quando vedo queste cose, dopo mi si accendono le lampadine, comincio a pensare, ma magari da queste parti se ci faccio. sì, qua ti puoi fare tranquillamente. Anche qua è una farm, una piccola farm, te la puoi fare benissimo anche qua. Mamma mia, mamma mia. Allora, poi qua andando avanti. Ah, qua dovete fare attenzione, ti faccio vedere questo dettaglio qua, Marcello, che se vai un po' deciso con i trattori e le lame, lasci di tutto. Eccolo qua. Qua è la divisione dei campi con Ah, i ottimo. bastoni. Ah, no, guarda qua. Segnalare la divisione del Sì, campo, da un campo all'altro. è come un po' da me.
qui da me fanno con questo, con i sassi. Infatti, in un altro campo poi ho messo anche i sassi. Infatti vedo che cambia proprietario da un campo all'altro. Sì. Ma pensa. Alla fine della fiera, qua siamo vicino alla segheria. Se guardi. Ah sì, è vero, siamo sopra la segheria, esatto. Quindi tutto gira e rigira, sei sempre qua in centro mappa alla fine. Bellissima, aspettare. Non credimi, non vedo l'ora di partire, Federico. Poi guarda per dirti, Marcello, inizialmente la mappa non doveva esserci, cioè io inizialmente non avevo pensato alla zona sopra, dove siamo andati prima, dove c'è il mulino. Ah, ok, ottimo, sì. E lì è stato il mio amico che mi fa: ma perché non fai anche la strada sopra, che la prosegui sta mappa? E alla fine è nato tutto questo. Se tu guardi da qua dove sono io, verso il dritto, vedi sul campanile il paesino. Guarda proprio dritto dritto. Guarda su in alto, sotto il ghiacciaio, diciamo, Sì, si vede, vedrai sì. la Cavolo, campanile. se si vede di brutto anche. Bellissima sta cosa. No, Praticamente su è dove c'è il mulino. comunque. Io una mappa così veramente non l'avevo mai vista. Poi Anche fatta qua c'è così, un'indipendenza. collinare, mamma mia, ragazzi. Adesso devo studiarmi un po' di cose, come Guarda anche questa, iniziare. Marcello, l'indipendenza, che bella che è. No, no, ma ho già visto delle cose, mamma mia. Qui ci vogliono trattori belli, veramente spettacolari. Che qua c'è un'altra cascatina. Questa Mamma è la cascata poi che sei andato a visitare prima, dove c'è il ponte. mia, guarda qua. Ah, scende fino a giù a valle Sì. Per allora. Ah, ottimo. Ah, andare ok, verso la strada delle sì. pecore. Bene raga, adesso capirete perché ho intenzione di farci una serie. Eh beh, ci sta dai, ci sta la grande. E così almeno le guardo anch'io, cacchio, così vedo anche la gente che gioca No, sulla no, mappa. no, io questa fidati che adesso già l'ho organizzata un pochino, adesso finisco di organizzarla e parto subito. Perché Facciamo tab metti. sulle macchine, Marcello. Ok, Allora, aspetta. diciamo allora vi porto a vedere l'ultimo pezzo, diciamo, così Ok. almeno sapete che c'è anche quell'altro pezzo di mappa, perché magari in tanti non lo sanno. Ragazzi, E io lì. seguo sempre a Fede. Dimmi, dimmi, Fede. Ah, scusa, ho sbagliato io. Siamo una rete, Marcello, che faccio vedere la cascata, quella che dicevi prima inizio live, Ah, se ok. qualcuno l'aveva vista, così almeno. Tanto questa strada qua l'abbiamo fatta adesso, salire diciamo dalla latteria. Ah, ottimo. Noi, prendendo questa strada qua, torniamo praticamente giù alla stalla dei cavalli. Ah, ok, sì, esatto. È quella che. Sì, ho capito dov'è. Che poi ti porta allo stradone principale, alla fine. Ho capito, ho capito. Sto incominciando un po' a capire i movimenti. No, guarda Questa è qua la cascata che l'acqua. avevi visto prima. No, che spettacolo, ragazzi, guardate qua. Ma quanto è bella, porca vacca, quanto è bella. Allora, qua la attraversiamo addirittura, un pezzo dell'uscello. Sì, che va poi a congiungersi con il ruscello questo qua. Mamma mia, guarda qua ragazzi. È sempre lo stesso ruscello questo, è la cascata che vediamo noi. Pazzesco, E quella cascata lì sopra. Questa ragazzi. Pazzesco, bellissima, veramente bellissima. Adesso qua ci ritroviamo a inizio mappa, dove si parte con i cavalli. Ciao Matteo, ciao bello, ben arrivato. Allora, qua siamo di nuovo dove c'era, ah, dove c'erano i cavalli, ok. Sì. Qua ci sono, ecco, questi sono gli unici campi un po' in piano.
Che questi qua, se qualcuno appunto se li compra, se li fa da trinciato. Trinciato Ah, di mano. ok, i campetti un po' Sì, quelli qua è la facili, zona. diciamo, ecco. Sì, qua è la zona un po' più pianeggiante, diciamo. Anche qua. Qua sulla sinistra c'è un altro campo. Vedo, vedo, sto nasellando un po' tutto. Sì, destra e sinistra ci sono un paio di campi. Anche questi sono campi un po' particolari. Qua sì, ecco, qua c'è in pendenza. Qua No, no, vedo, vedo, c'è già un po' di pendenza. mamma Sono un mia. po' tutti, sì, non sono i soliti campi quadrati, No, no, diciamo. no, no, non, io li odio, guarda, io credimi, le mappe piatte, i campi rettangolari o squadrati non fanno per me, mi annoiano. Questo qua è un po' difficilino da lavorare. Nel senso non è complicato, però c'hai qualche curvettina da fare anche con. Ecco, questo sarà uno dei primi che compro allora. Più difficile è, più mi piace. È bello Sì, grande questo. anche come Sì, campo, eh? Una no, bella è grandina. bestia. Scusate, Mamma mia. ma sono mezzo influenzato ancora, Ah, cavolo. guarda, lascia stare che al lavoro c'ho 4-5 colleghi da paura. Ma in giro pieno, eh. Io ho fatto di nuovo tab, Marcello. Sì, sono vicino a te con la macchina, anch'io. Qua abbiamo fatto qualche lavoro in corso. Ho visto, ho visto. No, è davvero qualcosa di ispirante. Ragazzi, io ve la consiglio, chi ha la possibilità la scarichi perché veramente è una mappa che merita. È una mappa veramente che merita. Se volete fare anche una votazione, ragazzi, a me fa sempre piacere, Esatto, chiaramente, quella è la eh. prima Sì. cosa, ragazzi, quella è la Che ho prima visto cosa. tanti che l'aprivano, magari vedevano la segheria e purtroppo è un po' un mondo di, si può dire, un po' un mondo di infami, ti buttano una stella e te la fanno scendere di valuta e quindi non viene calcolata, nel senso. Allora, ragazzi, la prima cosa da fare è chiaramente il voto 5 stelle a occhi chiusi, che per voi magari non sono niente, per Fede. Cercato di farla al meglio che potevo E noi di per quanto questo riguarda le montagne. ti ringraziamo, Fede. Allora, qua, ecco, questo qua è un bosco abbastanza semplice, diciamo, questo qua è. Sì, ma quanta roba c'è da tagliare qua, mamma mia. Qua ce n'è un po'. Poi belli grossi come alberi, questi sono quelli belli grossi. Sono stage 2, se non sbaglio, sì, dovrebbero essere stage 2 o stage 3, certi. Allora, vediamo un po' da te. Mamma mia, il vetro è un po' zozzo, E anche il mio si è sporcato un pochettino. eh. Ogni tanto guido da dentro. In mezzo ai boschi, salite. Non possiamo dire che non abbiamo pendenze in questa mappa, eh. Allora. Eh sì, per il momento sì, Matteo, per il momento è solo per PC. L'abbiamo detto, l'ha detto Federico all'inizio live che ci proverà, però dice di prenderla molto con le pinze perché insomma, ci sarebbe da fare un bel lavoro dietro per renderla giocabile anche su console. Dunque, momentaneamente PC. Qua Così c'è anche un pure. altro punto panoramico, Marcello, che quando esci qua si apre un po' il bosco, vedi un po' lo sfondo delle montagne. Qua, cacchio, quando l'ho testata, perché da Giant Editor non vedi tutto Ah, come ok. vedi in giro. Dietro così, quando entri nel bosco, c'è proprio uno spiazzo e vedi fuori tutta la vallata. C'è, diciamo, la vallata delle montagne. È uno spettacolo veramente, ragazzi. Eh sì, tanta roba, ragazzi, tanta roba. Qui veramente, ragazzi, se uno gli piace giocare a farmi e c'ha un po' di inventiva, rischia veramente di crearsi veramente una bella mappa e di giocarla nel migliore dei modi, ragazzi, perché già con i pascoli, che io posso spostare i pascoli,
estivi e diciamo invernali, già la cosa mi piace molto. Questo qua è forse uno dei boschi più grossi che c'è. Poi che alberi che sto vedendo, pazzesco, raga. Qui due alberi è probabile che carichi il rimorchio, Più o meno sì. eh. Mamma mia, che bestioni di alberi. Tu vuoi aprire un attimo la mappa, Marcello, così fai vedere dove siamo? Sì, adesso l'apro subito. Allora, ragazzi, ecco qua, siamo qua. Ragazzi, guardate qua questi. Nella zona sopra, stiamo andando verso gli altri campi che ci sono. Ragazzi, questo è il PDA della mappa, guardate qua com'è fatta, e chiaramente si vede che è ricavata su delle montagne, su delle colline, come è fatta anche, come sono predisposti i campi, è qualcosa di veramente bello, davvero bello. Allora, qua sotto, volendo, c'è, perché qua io ho sempre il discorso terra farm. Uno si crea la stradina qua e Eh sì, eh si sì. può andare giù a raccogliere con i vermicelli o anche qua con teleferica. A portare sulla legna, esatto. Mamma mia, mi vedo già agganciato alla teleferica a portarmi sui tronchi, caricarle. Io qua penso che verrò con lo scavatore tra qualche giorno. Sì. Inizierò a fare un po' di pulizia. Tu usi il processore? Ah, Sì. ok, ottimo, ottimo. Processori, scavatori. Sì. Vabbè, scavatori con la taglierina in pratica. Sì, Ottimo, ottimo. ma la maggior parte sto. Adesso al momento sto facendo un po' motosega a Ah, inizio ok. partita. Voilà, qua arriviamo all'apertura della vallata, anche qua. C'è Matteo che è arrabbiato che non è per console, dice cavolo, che peccato. Ah, Matteo, guarda, se ti conforta, io ero proprio partito dall'inizio con l'idea di farla per console perché c'è un mio caro amico che lui gioca solo sulla mappa, sulle mappe montane, infatti è 3 anni o 4 che è sulla Erlengrad. ok. E avevo proprio pensato a lui, solo che, come ripeto, ci sono tanti script che non mi passerebbero i test. E boh, vedrò se riusciamo a fare qualcosa. Non assicuro niente, purtroppo, non voglio assicurare niente, però sappiate che comunque l'idea era proprio quella. Ragazzi, in poche parole, se è possibile lo fa, se non è possibile dobbiamo stare, insomma, così. Ci sta, ragazzi, dai. Anche qua Marcello, anche qua ce n'è dipendenza. Ah, qua che ti dicevo, fate attenzione anche qua che ci sono i sassi di divisione del campo, anche qua. Ah, ok. Penso. Ah, questi sono divisori del campo? Le proprietà del campo sarebbero. Sì. Ma pensa un po'. No, guarda qua, spettacolo. Sì, anche qua ragazzi non si sale niente, come vedete. Cioè io mi chiedo, ma un 200 cavalli qua ce la fa? Boh. Sì, Sì, riesce. basta che vai di traverso. Ma Ah, boh. io qua taglio con i reform, con Ah, ok. i trattorini piccoli. Sì, Sì. ci metti una botta, però. Allora, adesso facciamo il girettino su lì vicino alla cascata, Marcello. Io ti seguo sempre. Ti dice Matteo, tranquillo, siamo noi consolari che siamo sfigati. Marcello, guarda,
stato anch'io da console e ti dico, quando vedevo le cose per PC, provavo anch'io la stessa cosa che stai provando te. Tutti abbiamo fatto quel passo lì, tutti da console. Purtroppo sei un po' condannato a usare quello che ti dicono gli altri. PC è un altro mondo, lo sappiamo. Mamma mia, guarda qua. Che lì c'è la vista cascata. Vedo, vedo. Questa è la zona che ha fatto il mio amico. Guarda qua dove stiamo salendo, ragazzi. Qui si sale proprio in montagna, raga. E questa qua praticamente, Marcello, è la vallata che stiamo vedendo prima dall'altra parte della mappa, dove ci sono le due baite in sasso. Ah, ok. Giù dove c'è la frana. Sì. Questa è molto molto impegnativa da lavorare come zona boschiva. Quindi qua o teleferica o vericelli. A voi la scelta. Sì, qua devi chiaramente giocartela così, diversamente non puoi fare. Però, insomma, ci proveremo, ragazzi. E anche qua vedi che ci sono già degli inviti per la strada. Ti metti qua, ti fai un po' la strada anche con l'editor volendo. Sì, piano piano uno basta che sono. Allora, se ti organizzi, ti punti e vuoi fare le robe, te le fai, pian pianino te le fai. Perché te l'ho detto, io in quell'altra mappa là avevo messo una stalla di mucche in mezzo a una montagna proprio. Ah sì, se c'è un po' di inventività. Io per dirti qua, quando verrò a fare queste zone qua, scavo come un dannato, eh. Non mi frega niente di rovinare, io qua è proprio fatto apposta per scavare, sta zona qua. Ah, ok. Sì, qua va, proprio lo dico chiaro e tondo che lì scavatori a gogo, anzi il ragno lì. E metti la, come si chiama? La mod per il movimento terra? Sì, terraform. La terraferma, esatto. Mamma mia, ragazzi. Che mappa, che mappa. Ah, al paese non siamo andati, quindi facciamo l'ultimo girettino giù là, Marcello, e dopo direi che abbiamo vista praticamente tutta la mappa. Sì, io così, ripeto, così dettagliata non l'avevo ancora vista. Tutto, E così almeno hai visto anche qualche zona che magari non ti veniva in mente di andare a vederla. E mi hai fatto poi scoprire magari, tutto. poi giocandola magari sì, l'avresti scoperti, però. Boh, diciamo che io sono uno che non si ferma sempre allo stesso punto. Io la giro la mappa, a me piace girarla, però. Così dettagliata, spiegandomi anche le cose come funzionano, i pascoli, quelle robe lì, E così almeno se riesce anche, diciamo, magari serve anche un po' da tutorial. Esatto, certo. No, mi hai aperto un mondo in questa mappa qua. Dovrò vedere se riuscirò a farne un'altra perché adesso come adesso c'ho le idee completamente vuote. Eh beh, perché probabilmente ti sei spremuto per questa. Eh sì, probabilmente sì, dovrò aspettare ancora un po'. Però non è detto che magari inizierò un po' a modellare l'altra, vediamo un po'. Però l'altra penso che volevo farla un pelino più piccola, una 2x. Ah, vabbè, tu falla, poi noi la giochiamo lo stesso, eh. Vediamo quando uscirà il nuovo capitolo anche perché se esce quest'anno non so se ci sto dentro con le tempistiche, se invece anche Giants preferisce aspettare e migliorare un po' il gioco. Potrebbe esserci una possibilità che magari Ah beh, certo, chiaro. Che se lo se tira migliorasse un avanti ancora un pelino. anno, se tirasse avanti ancora un anno, allora magari. Ma. Anche Cervo.
No, bellissima sta zona. Adesso ti faccio vedere il discorso, Marcello, che ti dicevo del perché ho messo quei capanni lì, Ah, ok. Oh, sì. della stalla, che mi era sfuggito e mi è venuto in mente adesso che stiamo percorrendo questa strada. Ma io mi guardo attorno del mango veramente, dico mamma mia, ma che mappa è? È la cosa più noiosa, sono mettere le piante, perché ne devi metterne una a una. Qua. Ah, dunque i boschi li crei così, mettendo le piante a una a una? Dopo, allora, siccome diciamo qua il terreno è tutto sconnesso, perché se fai una mappa in piano, c'è una modalità che praticamente te li raddoppia 5-6 alla volta, no? Ah, ok. Però quando tu devi lavorare sulle pendenze così, se tu fai quel lavoro lì, praticamente poi trovi le piante volanti. E quindi ho dovuto metterne una a uno, ma è tanto, tanto, tanto snervante questa cosa qua. Infatti dicevo no, basta, basta, adesso non metto più piante, però era un continuo. Hai presente quando mangi il cucchiaio di Nutella? Dici no, no, basta, basta. E vai avanti, ma finché E non vai finisce il avanti. vasetto. Esatto. Il paragone è lo stesso, cavolo. Però dai, io penso Però che sono soddisfazione. sarai mega soddisfatto del lavoro Sì, che hai sì, sì. fatto. Anche perché insomma non mi sembra che. Mi sembra che la mappa è bella seguita, eh. Sì, diciamo che magari più che altro non tanto la community italiana, perché comunque alla fine la community italiana so dove gioca, ma giustamente, perché vuole sentirsi a casa e magari preferisce magari giocare mappe più campane, No, quelle cose lì, no? diciamo, io per come la vedo io non è solo questione di giocarla a casa, per come la vedo io è anche questione di poltronite, cercano il campo squadrato, piatto, per buttare dentro l'operaio e cazzeggiare per la Ecco. mappa, ecco questo è il discorso, Qua gli purtroppo. operai non ce ne sono tanti. No, ma non con me non esistono proprio gli Guarda operai. Marcello, vedi Io, guarda. là, tra le piante che vedi la farm? Sì, ma che campo è questo? Mamma mia, dove arriva? Fino lassù? No, Fino alla strada. sono due campi? Sono due campi separati. Verso, diciamo, a nord, che vedrai la farm che la vedi sempre più vicina. Ah, dici spunta piano piano. E anche per quello che ho messo quegli stabili lì, diciamo, grossi. Sì, Ah, ok, ottimo, capito, capito. Perché mettendo una roba un po' più piccola probabilmente non si vedeva neanche. esatto. Non avrebbe reso quello che sta rendendo E adesso, di vedere invece si anche. vede, invece adesso da qua, cavolo, si vede. Allora, facciamo il girettino giù in paese e facciamo il giro lì alla centrale, poi dovremmo esserci addirittura d'arrivo. Comunque ragazzi, tutto potete dire, ma tranne che è piccola, perché insomma è un po' che stiamo girando con Federico. E tra l'altro il discorso che mi faceva Federico, che molti probabilmente, tra virgolette, lo dico in modo simpatico, non hanno voglia di andare a cercare le strade, non hanno voglia. È un peccato perché è una mappa che veramente merita tanto, una mappa che c'è tanto da scoprire, una mappa che secondo me, se giocata come Dio comanda, vi fa veramente divertire, ragazzi. Infatti anche quello lì, tante volte la valutazione che venivano data un pelino bassa perché si aprivano e probabilmente vedevano solo la zona qua, però No, no, questa è una è mappa che giusto merita a anche parer vederla. mio. Grazie mille Matteo. È impossibile non farti i complimenti perché veramente è bellissima come mappa, è uno spettacolo. Allora, qui
Andiamo giù verso il paese che si arriva poi al ristorante. Pensa un po'. Anche qua c'è un campo d'erba. Ah, ecco qua, sì, è vero. Qua volendo si possono anche mettere i vigneti, eh. Io l'avevo strutturata anche per mettere i vigneti volendo. Devo provare a fare un vigneto in salita, che è una cosa che mi è sempre piaciuta a me. Io mettevo. Avevo messo la mod quella da tagliare a mano. Ce l'ho io. Io ho quella da tagliare a mano e ho quella animata con i tre tipi seduti nel Ah, sì. carrettino che tagliano a mano anche loro. Sì, è quella lì a mano, qua ti diverti, eh. Io Ah beh, sicuramente. ho fatto il piazzale sopra. Ah, il parcheggio macchine, guarda lì. Perché se no era un po' tanto spoglio, effettivamente ho visto anch'io che era un po' spoglio. Comunque l'hai curata nei minimi dettagli, Federico. Ci ho provato. No, beh, cioè, in grande ci sei riuscito, secondo me, perché è curata come mappa. Sì, più che altro è noioso anche fare tutti i fiori, quelle cose lì, anche quelle devi mettere tutto uno a uno. Tutto ciò che vedi è anche le decorazioni, a parte l'erba, ma tipo i cespugli così devi metterli singolarmente. È complesso. Eh beh, certo, fare quei lavori lì sicuramente sì, è uno spettacolo proprio. No, aspetta, qua cosa c'è? Qua la centrale, che adesso attraversiamo in macchina. No, aspetta, anche la centrale della diga. No, guarda che spettacolo. Qua è la centrale dove partono praticamente i tralicci. Sì. Ah, ok. Centrale di corrente è questa. Con le turbine. No, vabbè. Se guardi su verso l'alto, vedi proprio dove ci sono i condotti. Oh, non ci hai fatto mancare niente qua, eh. No, aspetta, posso un attimo, Fede? Sì. No, guarda qua, ragazzi. Ragazzi, guardate cosa abbiamo qua. Cioè, qua abbiamo anche non riesco più a salire. Perché? Dai. Fammi salire, ti prego. No, Ah, niente, forse c'erano niente. le scale da qualche parte, però non so se c'hanno Ok, la. Ah, allora. sì, guarda che hanno la. Hanno Ragione, sono le scale qua. Mamma mia. la. Anche questa qua è Guarda le scale qua. una bella zonina che ci ho messo anche qua abbastanza tempo a farla, Ah, però. vero? Però che spettacolo, veramente. Guarda le scale qua. Che dirti, Federico? Hai fatto un lavoro spettacolare, veramente. Allora, Matte che mi dice, campi, quadrati, eccetera, hai creato una signora mappa, tanto di cappello. Questo è Federico. Non E ha... è più forte di Matteo. me, non... è più forte di me non farli quadrati i campi. Adesso No, 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 lasciamo stare. Marcello, tanto i cervi qua che attraverso. Ah, adesso facciamo la. Ti faccio un girettino qua e dopo ti faccio vedere la resa della centrale quando tu arrivi da Ah, ok. questa strada qua. È tutto ok. Adesso guarda, ci passiamo, andiamo lì a girare con la macchina e Giri, torniamo giri, però indietro alla qua. fine torni sempre nello stesso punto. Ora che bello anche con i tronchi tagliati così. Ah, ok, guarda nel ponte. Guarda, se Ma riesci, fai la
la visuale da dentro e goditi il pezzo. È uno spettacolo, ragazzi, è uno spettacolo. Io sto vedendo delle cose. Adesso guarda, quando arriviamo giù alla centrale, che noi l'abbiamo scoperta da quel lato lì, però se tu fai la strada senza averla visitata, diciamo prima, Ah, ok. e arrivi da questa strada qua, vedi la... cioè ti rende molto di più la vista. Comunque è qualcosa di... Io una mappa così non, veramente non l'avevo ancora vista, con tutte queste strade che passano in mezzo ai boschi, queste alture, non... La prima volta che vedo una mappa così, per quello ti dico, secondo me è anche molto dettagliata. Guardala già da qua, Marcello, che dettaglio anche qua. Vedi sia la centrale che il campanile sopra, se ci fai caso. Sì, infatti, è vero, è vero. Ragazzi, guardate là sopra, si vede anche il campanile. Sì, qua subito ci prepariamo, la facciamo partire sta mappetta perché veramente, ragazzi. Poi ti ho fatto aspettare anche te una settimana, cavolo Marcello. No, ma ci sta, ho aspettato più che volentieri. Fidati che Solo che aspetterò. anch'io ero un Ma va, ci po' manca, incasinato. nessun problema, Federico, fidati. Anzi, quando hai bisogno sai dove trovarmi. Sì. Ah, poi dai qualche sera così Certo, che fai volentieri. la partita così entro volentieri a Dai. farti visita, tanto voilà. Volentieri, mi fa piacere Prendiamo anche a me. il sasso di Krampus e diciamo che... Ah sì, l'unico... se vuoi vedere solo 2 secondi la vallettina, veloce, facciamo quello lì. Vai, vai, vai. Oh. Quando becchi il traffico ogni tanto ti lagga un pedino in multiplayer. Allora, perché ti sei fermato lì? Ok. Sì, poi c'ha queste strade che passano in mezzo ai boschi che sono qualcosa di... Vedi cosa ti dicevo, il discorso delle strade disegnate così? È vero Sì. che magari a tanti dicono, ma sembra di essere di nuovo del 2015, 2019. Sì, ok, però non... se fai la visuale da fuori, guarda solo già la terra che si rialza sulle gomme Sì, o... no, ma poi la realtà è così, nei boschi non è che trovi le autostrade, eh. La realtà è questa, eh. Nei boschi trovi le strade fatte così. Cosa pensano di trovare nei boschi? Le strade con i lampioni, tutte piastrellate. Ti facevo vedere un paio di zone dove fanno la legna in Sardegna, salgono in un monte che c'è da mettersi le mani in testa. Non so neanche io dove, come fanno a salire da quelle parti. Ma certi sono pazzi, chi fa quel lavoro lì è... Cioè, salgono nei posti più impensati. E poi li vedi tornare col carico di legna dopo. Porca vacca. E voilà, qua siamo tornati giù nella vallata di prima della frana. Bellissimo Fide, bellissimo. Ok ragazzi, dai. Ci
ci abbiamo perlustrato tutta la mappa. Ragazzi, comunque, come vedete, campi dappertutto, volendo. Se uno ha voglia di veramente buttarsi nel mezzo, può fare un po' dappertutto, ragazzi. Guardate che spettacolo. Bene, che dici? Potrebbe andare così, Fede? Io ho fatto vedere tutto, ho cercato di essere il più chiaro possibile nella Esatto, spiegazione. Se esatto. comunque avete qualche domanda così, mi trovate anche, c'ho anche la pagina Instagram così, se avete bisogno, o sul Discord di... Comunque sono entrato anche nel Discord di... Sì, c'ho il mio Discord che non mi ricordo più qual è che è il nome però, Eccolo. perché mi continua sempre a cambiare nickname. Comunque sono su anche il disco di Marcello. Sono Comunque ragazzi, entrato io l'altra volta. adesso, esatto, io adesso come partirà le sedie, chiaramente su disco apriremo un posticino dove mettere anche così Federico ha la possibilità di andare a leggerla e darvi una risposta, ecco. Se mi scappa Cioè, qualcosa, Marcello mi fa il massimo da tramite e mi dice, esatto, guarda. possibilità ragazzi, chi sta giocando la mappa, se ha bisogno di sapere qualcosa o a me o direttamente a Federico su Discord da me. Chiaramente adesso faremo una pagina dedicata a sta mappa con delle puntate, tutte le varie cose che andrò a fare e così ci avete la possibilità di parlare chiaramente con Federico. Oppure lo lasciate detto a me che poi io lo riporterò a Federico, chiaramente. Bene ragazzi, io spero di avervi fatto una bella cosa insieme a Federico, soprattutto grazie a Federico che ci ha dato questa possibilità e ci ha spiegato la mappa in tutti i sensi, in tutti i modi possibili. Ci ha spiegato come possiamo farla, come possiamo organizzarci, fare la legna, fare qua, fare là. Insomma, ragazzi, l'avete vista la mappa, è uno spettacolo. Chi ama questo stile di mappa veramente qua si può divertire veramente tanto. E che dire, ragazzi, io ringrazio ancora una volta Federico che Grazie mille. ci ha in pratica messo a disposizione questa bellissima mappa. Lo ringrazio personalmente che mi ha dato la possibilità di portare la prima puntata insieme a lui e dunque dargli la possibilità di spiegare, di farvi vedere alcuni punti che io probabilmente non sarei stato in grado di mostrarvi come ha fatto Federico e questo tanto di cappello e niente, noi ci vedremo con la prossima puntata perché inizierà la nuova serie di questa mappa qua. Tu Fede vuoi dire qualcosa anche tu? Allora, grazie mille Marcello, anche Figurati. per le belle parole durante i giri, durante il tour che abbiamo fatto. Sono contento che ti sia piaciuto. Strameritate, Federico, credimi. E non vedo l'ora di vedere la serie, cacchio. Ma guarda, io ho tempo uno, massimo 2 giorni e parto. Parto Così tranquillo. almeno mi stimola ancora di più per andare avanti, vedere veramente gente che apprezza, ti viene la pelle d'oca, perché No, no, alla fine tranquillo. non avrei mai pensato diciamo che qualcuno la guardasse, era per non dire una brutta parola. No, 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 tranquillo che la guardiamo e hai fatto veramente una bellissima mappa e Purtroppo, ragazzi, sono alle prime armi e io ti dico, se queste tante sono cose sono da migliorare, però cercheremo di migliorare crescendo. Le prime armi, non voglio immaginare cosa farai dopo, perché Sì, insomma, più che altro com'è? è sempre il discorso di usare i programmi per fare gli edifici, è quello che ci manca un po', il Un discorso di passo usare per Blender, Federico, un però passo per volta. Se vedremo in futuro, dai. con quello che hai usato hai tirato fuori questa, insomma, voglio dire, Mi è venuto a non è poco, non è tormentarmi. poco. Bene, ragazzi, io chiaramente vi saluto, ringrazio tutti quelli che sono passati in chattina a fare un saluto, Matteo, Pietro, Alberto, Roberto, insomma. Ragazzi, vi ringrazio di cuore e noi ci sentiamo alla prossima puntata perché adesso, come diceva Federico, mi organizzo e partiremo subito. Ragazzi, la fattoria ho già scelto, è lì dove siamo andati la volta con Federico, che poi avremo modo di vederla. Pian pianino ci inoltreremo nella mappa nei vari punti, chiaramente mettendo anche, già pensando di mettere in moto anche la segheria, pian pianino facciamo un po' tutto, ragazzi. E niente, dai. Chiaramente seguitemi perché ne vedete delle belle e poi come chicca bellissima ciliegina sulla torta
nostro carissimo Federico ci delizia anche di qualche visitatina in qualche puntata che andrò a fare. Detto questo, ragazzi, è stato un piacere. Ringrazio ancora una volta Federico e noi ci sentiamo alla prossima. Grazie a tutti, ciao ragazzi. Ciao ragazzi, alla prossima, buonanotte, ciao ciao.